caro Gino. Ma che sta succedendo? Che succede? In Napoli milionaria, lei diceva, che succede? Che sta succedendo? È un terremoto nel calcio, uno tsunami. Sì, è stata la notte più incredibile del calcio degli ultimi... dal dopoguerra ad oggi. Va? Diciamo quando nel 1954 un giornalista dell'Equipe concepì un torneo come quello della Coppa dei Campioni, poi diventato Champion, che però volesse diciamo, valorizzare le squadre che avevano vinto e quindi avevano conquistato un posto, quindi per meriti sportivi. Siamo arrivati invece ieri sera a concepire un torneo di calcio per diritto acquisito, per diritto di censo. Per soldi, insomma, se c'hai i soldi il lo fai. Il problema è sempre lo stesso, no? Torniamo ai francesi, no? C'è l'argent qui fait la guerre, quindi sono solo i soldi il motivo per il quale le squadre più indebitate d'Europa, perché possiamo tranquillamente dirlo, specialmente quelle italiane, no? Inter, Milan e Juventus, sì, decidono di approfittare dei soldi della JP Morgan. I soci fondatori, sì, possiamo dirlo, no? I soci fondatori. Sono quelli più indebitati e questo ha scatenato un putiferio, perché le ultime che ci arrivano, l'UEFA ha già deciso... Sì, il componente dell'UEFA vorrebbe eliminare immediatamente dalle semifinali il Real Madrid e le altre due squadre tra i soci fondatori che devono fare le partite del campionato attuale, non dell'anno prossimo. Non dell'anno prossimo, perché fino a stamattina abbiamo letto che l'anno prossimo verrebbero radiati dai campionati nazionali, verrebbero eliminati dalla Champions e addirittura ritirati dalla nazionale. Cioè, il provvedimento sarebbe ad horas. Invece sarebbe ad horas. Cioè, quindi, per esempio, in questo caso il Real Madrid non giocherebbe la prossima partita di Champions. Esatto, poi bisogna capire come finire il torneo, naturalmente. Sicuramente... credo sia un po' una schermaglia, no? Perché quello che è avvenuto stanotte era del tutto inatteso per la modalità, non per il fatto in sé che va avanti da un paio d'anni. Sì. La costruzione di questo ipotetico, diciamo così, torneo, ammesso che si faccia, Gino, che poi mi fa ridere molto la formula, partirà, tra virgolette, quando sarà possibile. Quando sarà possibile significa... No, io guardo questa maglietta che accarezzo, vedi questa maglietta... Siamo in ottima compagnia. Penso a Diego, cosa avrebbe detto Diego? Sicuramente non sarebbe mancata la risposta di Diego, acuta come sempre, acuminata, pungente, immagino la posizione di Diego, perché diciamolo che alcuni giocatori, alcuni calciatori, stanno prendendo a prendere distanze, come qualche allenatore. Klopp per esempio ha già detto, se il Liverpool partecipa mi dimetto. Sì, questo è bellissimo quello che sta succedendo a Liverpool, tra l'altro ricordiamo che sono 6 le squadre inglesi che hanno ipotizzato di fondare questa Superlega. Beh, Klopp ha detto se si va, vado via. Maradona che è un uomo che si è sempre schierato con gli ultimi, penso che non avrebbe gradito. Perciò te l'ho detto. Sicuramente, va bene. Di questo e chiaramente di quello che è successo ieri, sia a Bergamo, anche Napoli-Inter, vabbè, oh. Soprattutto al Maradona, parleremo nel corso di questa... No, perché io mi distraggo, perché sto pensando in Sky in questo momento. Che sta pensando? Visto che hanno acquisito i diritti della Champions per i prossimi 3 anni. E come fai la Champions? La partita di Cartel e Besiktas Slavia Praga. Ma chissà che dietro a questo non ci sia anche Sky. Tu dici? Eh sì, perché la dinamica, oltre a JP Morgan, ci mette 5 miliardi di dollari. Poi parliamo, poi ci andiamo nei dettagli. È un po' più complicato. No, abbiamo una... è un risico interessante. Ci voglio stare un blocco stasera, perché abbiamo Francesco Modugno, abbiamo Peppe Bruscolotti. Stiamo di finire il programma e di avere una geografia del mondo del calcio completamente diversa da quello che era prima di iniziare. Perciò l'ho detto, va a finire la partita di Cartello diventa Slavia Praga Molde. Hai capito? Sì, perché... interessante. Scusami, una Champions senza il PSG, senza il Real Madrid, senza il Barcellona, che... vabbè. Eccole qua, sono arrivati gli ospiti, possiamo partire. Il mio Brinkman porta alle 20:43. Vai con Gosciò, non cambiate il salotto. Questo è un salotto che ama il Napoli sempre. Qua, buonasera, bentrovati. Eccoci qua, un applauso, nuovo cime. Stasera è stata proprio una mamma. Uno come me è abituato agli applausi. Cartellino giallo per il nostro partenariato. Cartellino giallo, non la posso fare. Capitano, pure per il capitano. Abituato alle ovazioni negli stadi di tutto il mondo. Peppe Bruscolotti. Buonasera. Ma l'anno prossimo dove giochiamo? Non si capisce niente. L'anno prossimo, non lo so, forse al campo Denza questi passi. Vabbè, lo chiariremo nel corso della puntata. Un grande ritorno dopo l'assenza della scorsa settimana. Francesco Modugno, buonasera. Buonasera. Ma dove stavi la settimana scorsa? Non mi ricordo. Dove stavi? Fatto Benevento Sassuolo. Ah, cioè, c'era Benevento Sassuolo che era in contemporanea. Sì. E quindi bella partita, Benevento Sassuolo, perché giocano tutte e due bene, insomma aperta, anche se
insomma, eh? Un po' di sofferenza per il Benevento, sofferenza. Molto bene, con grande qualità il Sassuolo. Ma che peccato, perché poi anche ieri il Benevento sembra sta lì lì e poi però su punti che si perdono che alla fine possono pesare. Con la per fortuna c'è ancora un margine discreto di vantaggio, 5 punti. È vero. C'è un calendario che è sì complicato, però tanti scontri diretti che giocherà in casa. È vero. E noi ce lo auguriamo anche perché facciamo il tifo non solo per il Benevento ma per Vigorito, che è un presidente al quale non si può non voler bene. Un fuori classe per Paolo Petino. Buonasera. Stasera devo dire con grande piacere che ritorna nel nostro salotto dopo 2 anni di assenza il Neymar della mondanità napoletana, Fabrizio Pirro, un nome e una garanzia. Neymar, ma scusami, non esiste serata napoletana nei locali senza la tua verba, senza la tua musica, senza la tua band. Esisteva, ma tornerà, insomma. Speriamo di tornarci quanto prima. Perché sennò ci ha mai sparato. Caro amico mio, lo so, infatti sennò siamo veramente sull'orlo della... Ma tu nel frattempo accordi sempre gli strumenti? Io li tengo sempre in caldo, non si può mai sapere. Non si può mai sapere. La voce è sempre in caldo, canta a casa, come fa? Sotto la doccia, però. Siamo tornati alle vecchie abitudini. Andare sotto, guarda, la doccia. Qua all'improvviso aprono, quelli fanno così, visto Draghi? È lunedì, mo già stanno portando, stanno pensando di portare il coprifuoco dalle 23 e non dalle 22. Quindi Salvini si sta battendo molto. Salvini si sta battendo. Salvini è un po' una parolaccia, però l'ho detta. Il problema è che dovrebbe abbattere qualcuno. Quello Salvini è della Superlega, lui veramente è Superlega. Sì, lui è Superlega. Però si Superlega, ecco. Il nostro amministratore, ex arbitro, Giuseppe Gargiulo. Stasera mi definisse questa giacca oro su fondo nero, mi dà una definizione di questa giacca. È un banale damascato del Libano. Damascato, quindi lei è stato folgorato sulla via di Damasco. Quindi però posso dire che stasera la tua giacca non è assolutamente... È vero. Anzi, un'eleganza cangiante, insomma, ci mette quasi in difficoltà. Ci stai mettendo in difficoltà. No, io ricordavo il vecchio salotto, sono venuto sei. Noi siamo molto più rilassati. Come vieni a casa, il vecchio salotto è un po'. Ci ha accolto tra vigino e Gingheri. È un po' fibrillante. Mi sono dovuto mettere alla pari con i personaggi di tempo fa. Uscivano in questo modo. Lo so. Si presentavano davanti alla gente, al pubblico. Ma questa è una casa, che è una casa dove è troppo bello. Così, non appena rientrato a casa. Ah, ecco, va bene. Però capita, di un tempo fa è un po' cattivo. Una giacca di spolvero. Di un tempo fa è Già è tanto che gli va tempo fa come eleganza, non per la giacca. La giacca si presenta da sé perché... Ha avuto già apprezzamenti da tutti. Grazie, grazie. Assolutamente non mi riferivo a questa già. Ma la domanda è non l'ha pigliata. Ho fatto un leasing, va bene, e l'abbiamo portato. Hai fatto bene, viva la varietà. La nostra band diretta dal maestro Iervolino, stasera in terzetto. Buonasera maestro. Ci vuole presentare i compagni di viaggio. Abbiamo Enzo Cascella al basso. Enzo, che meraviglia! Sì, Enzo Cascella, ma perché te ne sei un buco a pillo in casa? Enzo, mica fa freddo in casa. No, perché Enzo c'ha un problema. Come dici? Ah, ho capito. Metti tu capirla, che è meglio. Sai meglio mio padre diceva: non ho usato la brillantina lei. Non ho usato la brillantina. Grande papà Aurelio, poi vabbè, era un grande per simpatia. Perché si è pelato, c'è sempre stato. Unico, inimitabile. Avremo tante cose da raccontare e da ricordare le serate con Aurelio a cena. La nostra Susi Perapì. Buonasera, Susi. Vedi? Partiamo, mi dici pure subito il sondaggio della serata? Sì, lanciamo subito il sondaggio. Tra l'altro, è una domanda che farei anche agli ospiti studio. Osimhen poco incisivo, è la squadra che non gioca per lui o lui che non gioca per la squadra? Eh beh, è un bel sondaggio questo, perché Osimhen è poco incisivo. Diciamo la verità, anche ieri
Insomma, e non è il solo. Merita molti appelli, ma perché ce lo chiediamo, risponderanno gli amici dei social. Buonasera Cialaca, il mio Cialaca. Buonasera. Grande Cialaca, buonasera. Buonasera, come stai Cialaca? Sto a posto. Luca, come sta Luca? Sto a posto. L'ultimo arrivato in casa Cialaca, tu non c'eri, ma ha avuto il quarto figlio Cialaca. Terzo qua. Terzo. Sono un po' avanti col programma. Come si chiama Luca con la K? Luca, no. Come? Luca, come si chiama? Luca. Va bene, allora possiamo partire con la scheda per Paolo. Abbiamo fatto un'anteprima dedicata alla Superlega, ci staremo nel corso della puntata perché è un argomento, diciamo, bomba di grandissima attualità, anzi si cambia di minuto in minuto, anzi sì. Dateci gli aggiornamenti perché ormai le notizie arrivano... Rischia di quasi bruciato sostanzialmente la partita di ieri e tutta la giornata di campionato, perché è stata una bomba che è esplosa nel cuore della notte all'insaputa di tutti tranne che dei complottisti, diciamo tranne così. Che dei complottisti e di Agnelli, che pare che ha staccato il telefono da sabato per non rispondere al presidente dell'UEFA, che peraltro è amico suo, insomma. No, ma tra l'altro voglio dire anche una dichiarazione Sì, è una dinamica veramente puerile, devo dire. Che uno c'è Modugno che vuole dire qualcosa. Stacca il telefono per non rispondere. Certo. Francesco, forse qualche news. No, era una nota in più. Ha detto grande amico di Seferin, che tra l'altro è anche... padre di matrimonio, che sì, della figlia. Della figlia. Ha battezzato la figlia, quindi un rapporto evidentemente, direi, familiare. E ha staccato il telefono. Ma diciamo che con i rapporti era, familiari era raggiungibile, era in un posto nel quale non c'era segnale. Diciamo che la bambina aveva rotto il telefono, hai capito? Sì, la figlia che... Ma questa storia l'ha raccontata Ceferin, quindi non è che la inventiamo noi. Lui ha detto, c'è un il telefono. Eccolo qua. Sì, ecco, bravo Emilio Villani, il nostro produttore, che ha subito mandato la scheda, la slide. Agnelli ha detto Ceferin, presidente dell'UEFA, attenzione. È la più grande delusione di tutti. Non ho mai visto una persona mentire così tanto. Ho parlato con lui sabato, mi ha detto che erano solo voci, poi ha detto che mi avrebbe richiamato, invece ha spento il telefono. Come dice Firro, a figlia ha scassato il telefono e quindi non era raggiungibile. No, capisco perché ha detto la delusione, a proposito del fatto che la bambina, perché... insomma, del rapporto familiare che c'è. No, un bar in battesimo. Un bar in battesimo. Un bar in battesimo, sta a cutere. No, possiamo dire una cosa... È evidente che da un punto di vista, diciamo, emotivo, etico, siamo davanti a qualcosa di brutto, che offende la passione della gente, l'identità anche culturale di ciascun paese. Vedi le reazioni forti in Inghilterra dei tifosi, anche di quelle squadre che sono tra le fondatrici della Super League. E la rabbia comincia a montare anche in Italia, perché sai... Si dice, ma quello è lo spettacolo, ma se Juventus-Real Madrid, per dirne una, la giochi 5 volte in un anno, alla sesta anche quella diventa abitudinaria. Finisce anche questo. E ti dico di più, paradossalmente penso che abbia più storie, più fascino, magari una rivalità come quella tra Milan e Verona, no? Che ha raccontato negli anni, no? E come la no? Fatale o Roma Juventus che magari un Milan Tottenham. Certo. Però al di là di questi discorsi, no? Sull'etica, sulla meritocrazia, sulla violenza che si fa alla passione, alla storia, a quello che è il calcio vero, che il calcio è della gente. Bisogna però anche dire che qui parliamo di aziende. Sì. E che forse anche la UEFA adesso deve fare un passo verso di loro, perché la UEFA negli anni... Per ora ha detto che li butta fuori da tutte le competizioni. Però è anche vero che la UEFA negli anni ha gestito... Sta dicendo di mettere mano alla sacca. La UEFA ha gestito e fatto suoi capitali guadagnati, diciamo, sfruttando... quei club che adesso si sono staccati. Con l'ausilio, quei club che si sono staccati. È evidente che questi club rivendicano delle ricchezze che loro producono. Potrebbe essere un'arma questa qui. Però fermiamoci qui, perché poi avremo tutto un blocco dedicato a questa polemica, a questa guerra, perché ormai possiamo dire che si tratta veramente di una guerra tra l'UEFA, queste squadre, le società che hanno fondato questa Super League, questa Superlega. Vediamo cosa succederà. Siamo comunque
con gli aggiornamenti sempre pronti, perché le notizie arrivano, si susseguono di minuto in minuto. Pierpaolo, nella scheda avrei parlato anche sicuramente di questa vicenda. Ma questa è un po' l'architrave della scheda, naturalmente sono partito, mi sono sforzato di partire dalla partita di ieri sera, perché quello che interessa a noi oggi a Napoli è capire se questa squadra conquisterà il posto in Champions. Poi dovremmo vedere che Champions sarà, che succederà, per ora iniziamo a prenderlo, no? Eh beh, può darsi pure che però si liberino le tre poste, perché se Juventus e questo è un aspetto Inter, non in... fa Super League, dici pure uso a solo, poi a fare Champions, insomma, tutto beh, può essere, no? Pensa te. Pensa te. Va bene, vediamoci e gustiamoci subito questa scheda al dente del nostro Pierpaolo Petino. Vai, Antonio Natrella. L'Inter vincerà un campionato avendo disputato la maggior parte delle gare nella sua metà campo. Un calcio speculativo irritante che può portare avanti solo una squadra con individualità solide e un allenatore come Conte. Il Napoli faticherà fino all'ultimo minuto della stagione per trovare un posto in Champions e dovrà, ahimè, fare la corsa sulla Juventus, atteso che l'Atalanta ha un turbo nel motore. Sulla gara di ieri pesa l'incertezza di Meret, sia sul cross di Hakimi, che taglia il campo e rimbalza nell'arietta del portiere, che sul tiro di Eriksen, dove è posizionato male. Ma fa il paio con il goffo autorete di Handanovic dopo un lampo nella notte di Insigne. Poi ci sono la traversa di Lukaku, fortunato, e il meraviglioso incrocio dei pali di Politano, sontuoso. In mezzo il silenzio di uno stadio spettrale, rotto solo dai fischi e dagli applausi di 70 giornalisti, altrettanti, se non di più, comunali, accomodati sulle seggioline azzurre. Ma come si fa a parlare di calcio giocato magari pensando alla sconfitta della Juventus con l'Atalanta il giorno dopo il comunicato che sconquassa il pianeta pallonaro? La Superlega dei ricchi che decidono di prendere il pallone e andarsene per la loro strada. Colpisce la dichiarazione del presidente dell'UEFA Ceferin su Andrea Agnelli, di cui dice tra l'altro: non ho mai visto una persona che potesse mentire così di continuo, è veramente incredibile. Noi onestamente non ci sorprendiamo. La Juventus con Inter e Milan è una delle tre squadre italiane che intendono fondare questa Superlega insieme con altre tre spagnole e sei inglesi. A queste se ne aggiungeranno a breve altri tre, annunciano gli datori del supertorneo che si dovrebbe giocare durante la settimana e che può contare sui finanziamenti miliardari di una nota banca d'affari. Quando inizierà? Quando è possibile. Eppure proprio in casa Agnelli che potrebbero crearsi le condizioni per il raggiungimento del quarto posto del Napoli. Come mai? La lotta in famiglia con John Elkann, che non vede l'ora di sbarazzarsi del cugino, lusingato dall'idea di divenire presidente della Ferrari, potrebbe spingere i padroni del club a non invadere il campo stavolta. Dunque resterebbe solo il rettangolo verde, il terreno sul quale giocarsi le opportunità, senza l'ombra minacciosa del dodicesimo uomo in campo. Questo finale, in questa immagine finale, secondo me c'è una delle chiavi, delle tante chiavi sì, di questa guerra in ho atto, voluto toccare questo aspetto familiare della guerra in atto all'interno della grande famiglia Agnelli. È una guerra che dura già da due o tre anni e che però adesso potrebbe essere, diciamo, propedeutica a un disimpegno, diciamo così, da parte della proprietà della Juventus nei confronti di quell'ambiente che invece normalmente è impegnato a farsi di creare le condizioni necessarie e migliori per la Juventus per arrivare a dei risultati. Facciamo un passo indietro all'inizio della scheda. Ho dovuto girarla lontano. No, certo, no. Passiamo, invece facciamo un passo indietro all'inizio della scheda e parliamo della partita di ieri sera. Voglio cominciare da uno che ne è stato protagonista di tante sfide con i nerazzurri. È sempre è tosto affrontare l'Inter. Allora, punto guadagnato o come dice qualcuno, se si fosse osato un po' di più, l'Inter di ieri sembrava volersi accontentare del pareggio, insomma sì. Anche Conte non era agitato come non solitamente lo è. Non sono di questo avviso, perché comunque l'Inter ha tenuto e ha dovuto anche lottare parecchio, quindi la dimostrazione che questa squadra ha raggiunto tante vittorie non a caso, perché è una squadra, come diciamo, tosta per me. Perché comunque c'è giocatori di un certo livello e quindi abbiamo visto, specialmente nelle ripartenze, già dal primo tempo, insomma, quello che sono capaci di fare, insomma, ci siamo salvati parecchie volte. Io dico che Napoli ha cercato, ha tentato in tutti i modi, poi chiaramente si è trovato di fronte a una squadra che ha capito tutto, perché la seconda parte l'ha messo sul piano dell'attacco, nel senso che hanno cominciato ad avanzare e quindi ha costretto già il Napoli nella propria metà campo e quindi gli ha dato poche possibilità.
Poi chiaramente da parte nostra ci sono sempre le solite lacune, perché la domenica troviamo giocatori che giocano a un certo livello, la domenica successiva, oppure appuntamenti importanti come quello di ieri, per un motivo o per un altro non danno quello che dovrebbero, perché prima si parlava, avete lanciato anche il sondaggio, se posso dirlo, ma Osimhen, Osimhen sì, è un giocatore che innanzitutto va servito in un certo modo e va anche accompagnato, perché se gli diamo palla da lontano e poi lo lasciamo da solo, se non arrivano i compagni a rimorchio, è chiaro che pure lui trova delle difficoltà, non avendo quegli spazi però famosi. Però su Osimhen dopo ti voglio fare una domanda, perché è una cosa che bisogna un po' approfondire. Comunque, sulla posizione, sul movimento proprio di Osimhen in campo, è proprio un problema di postura. Te la faccio dopo però questa, parliamo solo di Osimhen. Invece voglio sentire un attimo Francesco che era a bordo campo ieri, quindi ho visto un Inter che a un certo punto voleva il pareggio, andava bene il pareggio, come se gli ultimi 10 minuti le squadre, come, non voglio dire un accordo tacito, però il pareggio stava bene entrambi, nessuno ha voluto rischiare. Hai avuto questa sensazione anche tu? Guarda, non ero a bordo campo, ma nel post partita. Sì, ciao ragazzi, buonasera. Buonasera, complimenti per ieri che ti abbiamo visto alla Domenica Sportiva in grande mise e in grande lucidità come sempre. Grazie, grazie mille. Anna Maria Baccaro, non l'abbiamo buonasera, salutata. Buonasera, buonasera. Faccio posto io ad Anna Maria. Ti faccio, bravo, ti faccio accomodare a fianco buonasera. A Sky, va bene? Così buonasera. Facciamo Rai, Sky. Buonasera. Allora, Francesco. Dicevo, non era a bordo campo, ma nel post anche un po' in... Stava vicino a me in tribuna, dai, ci siamo trattenuti nel post con gli altri colleghi di Sky, con Antonio Conte. E ti dico, c'era grande rispetto da parte dell'Inter per la forza del Napoli. È una partita che lo stesso Conte temeva molto, era consapevole del rischio che correva. È arrivato al Maradona con una classifica che gli consentiva anche un po' di gestirla la partita. E quando l'ha fatta l'Inter ha dimostrato di avere un motore con una cilindrata differente. Una squadra che per struttura, per forza, in questo momento per convinzione, è la squadra più forte del campionato. Il Napoli ha fatto la sua partita, anche alla luce della sconfitta della Juventus nel pomeriggio, ha rosicchiato un punto ai bianconeri, è rimasta lì, aspetta la Lazio e quella è sì la partita che di fatto è uno spareggio. Non si può sbagliare. Senza ritorno. Però secondo me c'è stato grande rispetto da parte di entrambe le squadre, perché se l'Inter è la più forte, come dico dall'inizio della stagione, il Napoli è una squadra che vale assolutamente un posto Champions. Fermo un attimo, poi dopo ripartiamo dopo la pubblicità da Fabrizio Fierro, parliamo anche del rapporto tra Conte e Gattuso, che sono due grandi amici, si è visto sia prima che dopo la partita, e poi approfondiamo anche grazie alle immagini. Come? Conoriali, e questa è una cosa molto bella. Sì. Allora, un attimo di suggerimenti commerciali, Gargiulo, che ce l'ho alle spalle stasera, temo sempre l'amministratore di spalle. No, perché lui all'improvviso ti dà la coltellata, ti presenta la bolletta dell'acqua, il condominio. Un po' Annibale, capito? Quella, capito? Quella maschera è un po' Annibale. Il silenzio, c'ha la maschera e il silenzio degli innocenti proprio. È molto pericoloso. Gargiulo, si tenga pronto perché stasera acchiappa la zebra, sì, episodi pochi, ma della Superlega dovremmo parlare, vorremmo sentire che ne pensa il nostro Gargiulo. Un attimo di suggerimenti commerciali e ci ritroviamo qui a Go Show! Rientrati in diretta qui in studio. Allora Fabrizio, dimmi. La partita l'hai vista? Ma tu sbaglio o mi diceva qualcuno che avevi un passato, non di pomodoro, un passato da interista negli anni 60, cioè gli anni di Sarti, Bonici e Facchetti? Fabrizio non era nato negli anni. Come lo sai, magari. Ma io ho avuto un passato come lo sono stati tutti i bambini. Perché? E perché Mazzolo era l'idolo di tutti. Allora avevamo tutti la maglietta di Mazzolo col numero 8, perché era... Poi un giorno cambiarono le cose perché mio zio mi portò allo stadio, avevo 8 anni, nel 1965, io sono del 57, ahimè, purtroppo. Fabri, io ti avevo dato un attimo. Mi portò allo stadio perché erano arrivati Altafini e Sivo. Grazie al presidente Roberto Fiore. Grazie al presidente Fiore, erano arrivati Sivori e Altafini e ho visto un Napoli stellare, perché Sivori era una cosa che non si poteva capire. Dopodiché il secondo Napoli più bello, poi ho avuto tutti gli abbonamenti sempre del Napoli, prima, durante il Napoli loro, il Napoli
di Vinicio, dal 73 in poi abbiamo vissuto 2 o 3 anni di grande calcio. All'olandese ne parlavamo prima col capitano. Quindi, ieri calcio sera... all'olandese, prima che lo facesse l'Olanda nel 74. Quindi ieri sera che impressione ti ha fatto? Il Napoli, insomma, al cospetto di una grande squadra. Guarda, fatemi Napoli... dire una cosa, aspetta, poi... Guardate che l'Inter di oggi non è l'Inter di 3 mesi fa eliminata dalla Champions. No. Quell'Inter là... Niente a Cabrè, quest'Inter qua va a fare la finale di Champions. Questo è quello che penso io. Quindi ieri sera questo punto del Napoli vale tanto. Vale tanto perché è un Inter arcigna. Contro veri campioni, vai. È un Inter arcigna, è un Inter dura, è un Inter che ha gente che sa toccare il pallone, sa cosa fare con la palla. Veloce, e soprattutto quando partono in velocità non ce n'è per nessuno. Purtroppo il problema del Napoli è che ci sono alcuni elementi che con la palla insomma hanno qualche problemino. Non sanno cosa farsene quando ce l'hanno tra i piedi. Con l'attrezzo. Con l'attrezzo non hanno idee. Cioè, va a finire a piazzare Tecchio, pallone, capito? Grosse, e quelle sono le cose che fanno la differenza. Ma perché? Non ci allenano col pallone? Sì, credo proprio di sì, capitano. Credo che si allenino col pallone. Però il problema è, come diceva un mio amico, che è stato anche il tuo allenatore, Ottavio Bianchi, dice: quando i piedi sono di gesso, ragazzi, c'è poco da fare. Quando i piedi sono di gesso. Anna Maria, che partita hai visto? Tu ieri sei stata in diretta alla Domenica Sportiva, però insomma, hai avuto tempo per vederla, perché certo. Sei andata dopo, no? In diretta, sì, dopo sì, la sì, partita. Sì, esatto. Allora, che sensazione, che impressione ti ha fatto questa squadra ieri? Il Napoli, che ripeto, insomma, non era una partita facile. No, partita... ma infatti credo che è stata una partita che ha confermato proprio quella che era la classifica di forma della Serie A, perché ricordiamo che comunque nel girone di ritorno il Napoli ha fatto comunque parecchi punti, mi pare sia terzo nella classifica. Vogliamo di forma vederlo un attimo? Mi dai uno spunto per vedere questa slide che ha preparato il nostro Emilio Villano. La slide, come sarebbe la classifica del girone di ritorno? Terzo, prima sì, l'Inter infatti, a 34, Atalanta 28, Napoli 26, sì. Cioè esatto. In Champions direttamente. Per quindi ecco, ho visto una partita equilibrata tra due comunque realtà che propongono due modi di far calcio differenti, che però si sono conosciute nel, diciamo, nel primo tempo, quando il Napoli ha avuto l'occasione, nata comunque da una sfortuna un po' dell'Inter, perché poi di fatto diciamo tutto è nato da lì, e poi l'Inter è uscito fuori parecchio apprezzato, però il Napoli, a differenza delle altre volte, secondo me è riuscito a gestire il vantaggio meglio, l'ho visto più deciso. Meglio, Pierpaolo, io a un certo punto ho detto, può essere la serata lo Napoli. L'autogol che si ripete 1000 volte, che la palla è difficile, che quella rimbalza sulla scarpetta di De Vrij dentro. Attraverso Opala, ho detto, secondo me è la serata giusta. L'hai pensato anche l'abbiamo pensato, a San Paolo? L'abbiamo pensato tutti al San Paolo, ma devo dire che Francesco secondo me ha detto una cosa dirimente, cioè quest'Inter ieri sera al San Paolo non ha perso questa partita perché è entrata in campo con uno straordinario rispetto nei confronti dell'avversario. Vero. Il rispetto significa avere la consapevolezza di avere di fronte un avversario che non solo all'andata oggettivamente meritava molto di più, ricordiamo che il Napoli è uscito sconfitto da San Siro per un gol, ma era una squadra che avrebbe meritato, ma che ha nelle sue corde la capacità di affrontare quest'Inter a viso aperto. Che cosa è successo? Che è emersa la straordinaria compattezza di questa squadra, la determinazione, una linea difensiva e una capacità di tenere l'avversario nella propria metà campo, e nonostante questo di essere sempre costantemente pericoloso, che è una caratteristica di questa squadra, però di fronte aveva un Napoli che purtroppo si è acceso poco. Quando Insigne va a fare quel traversone che poi diventa la rete propiziata dallo svarione di Handanovic, in realtà è uno dei pochi momenti nei quali il Napoli riesce ad infiammarsi. Il Napoli è una squadra che ha questa capacità di cambio di passo, l'Inter non gliel'ha concesso mai. Su Osimhen, tra l'altro, ecco, stiamo rivedendo, devo dire, guarda, questo è l'infortunio che però riceve anche un colpo dal compagno di squadra. Ex portiere, ti dico che Handanovic non c'entra niente. No, mentre invece c'entra secondo me Meret sul gol dell'Inter. Meret, sì, purtroppo tanto. Credo che sbagli 2 volte nella stessa azione. Sul traversone di Hakimi lui non va. Però devo dire, ho letto posizioni opposte. Guarda, Gino, ti posso dire qualcuno una cosa? Ha scritto, beh, sì, non si può criticare Meret, perché bisogna essere stati portieri per capire. No, ma si può. Doveva uscire, insomma. Guarda, io ero in tribuna stampa, ero esattamente sulla linea della 16 metri dell'area di rigore del Napoli nel primo tempo,
e dell'Inter nel secondo. Quindi io quella palla l'ho vista perfettamente. Che era ma possiamo rivedere? È un pallone che, sul quale il portiere rimbalza nella sua area piccola. Sì. Se tu vedi, fa un rimbalzo nell'area piccola del portiere. Vedi, là è il momento nel quale tu non puoi andare indietro. Certo. Poi su questo tiro è piazzato male. No, ma lì c'è stato l'accenno da parte sua. L'accenno è la cosa terribile, come per i tennisti, la cosa fanno un passo avanti e sono morti. Lì una volta che tu parti devi andare. Se non ci arrivi, non ci arrivi, però devi tentare. E sul tiro lui è piazzato male, perché deve fare un deve stare un passo a sinistra, perde la consapevolezza della porta alle sue spalle, esce un gran tiro naturalmente, però lui sbaglia due volte. Lo dico, concludo, lo dico considerando Meret un straordinario portiere, un ragazzo secondo me troppo algido, sì, che deve trasformare la sua energia e la sua forza in qualche cosa di più esplosivo anche per quello che è intorno a lui, ovvero i compagni di squadra. Meret sembra un uomo di ghiaccio, che non significa essere freddo. In quel caso ti dà la sensazione di non tirare fuori l'energia che dovrebbe. Vediamo Francesco e poi Peppe. Su Meret considero Meret un potenziale grande portiere, potenziale. E in quell'occasione, sai, molto dipende dall'interpretazione. Se sei più aggressivo, se sei pure da portiere più propositivo, più coraggioso, se hai una visione di un calcio più attivo, probabilmente lì sei portato ad uscire. Ma quella palla Andanovic non gliela fa mai arrivare dall'altra parte. La lettura che dà da Meret è più conservativa. E quella titubanza, quell'incertezza gli costa... La palla non è molto forte. No. Quindi ti dà la possibilità di fare il passo come lui stava facendo. Poi con la stazza che ha lui in avanti copriva perfettamente, perché due metri di roba che si allunga la palla la prende. Tra l'altro aggiungo, la lettura del traversone è chiara e pulita, perché non ci sono neanche avversari. No, lui non ha copertura. E tra l'altro in quel momento davanti a lui non ci sono neanche avversari. Nessuno. Quindi c'è visuale libera, lettura facile, visione prima del completa, rimbalzo, periferica. Prima del rimbalzo doveva prendere la palla al volo. La discriminante lì, la differenza la fa l'atteggiamento suo mentale. Se sei che propositivo, attivo, questo, aggressivo, esci. E forse il suo limite. Se invece forse il suo più conservativo, che non voglio, che non significa per forza insicurezza, certo, significa dare un'interpretazione. Guarda, al ruolo differente. Qui hai visto un'azione nella quale invece lui è stato pronto a uscire Barella, sì, su Barella. Però ecco, chi vede calcio da anni si rende conto che anche con l'uscita sul Barella non ha il tempo necessario, è un'uscita che ha sempre quell'attimo di titubanza iniziale, che però lui è riuscito a colmare perché è un portiere alto, agile, però bravo. Quella palla però è sua, capitano, quella palla è sua, perché quel passo che fa... Francesco da portiere ha spiegato benissimo, sì, ha fatto il portiere. Anche d'albergo. Chi sapeva che Gennaro anche d'albergo. Ho detto un'altra cosa, pure lui ha fatto il portiere. È venuto a giocare quando io tenevo la scuola calcio. Condominio, albergo. Questa è storia. Dove l'hai fatto? Ho passato da portiere. Anche al Vesuvio. A livello giovane, ma anche da citofono. Ma non lo sapevo. Anche da citofono. Quando fate la partita dei giornalisti giochi in porto? Assolutamente sì. Ma Lucarello gioca sempre, perché Lucarello è forte. Lucarello non molla. Non molla. Salutiamo la prossima. Il campionato. Salutiamo Gianfranco con grande affetto. Ciao Gianfranco. Allora, diciamo che Castellini l'avrebbe presa quella palla. Non so, altri esempi, no? Anche era conservatore Castellini. Facendo il ragionamento di Francesco, Castellini era un portiere conservatore. Però Castellini usciva non tanto, allora, diciamo. Il Navas del PSG. Navas esce e prende la palla. Marcheggiani esce e si prende la palla. Zenga non lo so. Carmignani sicuramente so. No, è vero. Carmignani sicuramente no. Carmignani la vedeva passare. Peruzzi avrebbe preso quella palla. Cinghialone Peruzzi sarebbe andato a avvalare. Ma anche il primo Buffon, esuberante com'era, mentalmente esuberante, il primo Buffon. Ma Buffon la prendeva con la scarpa perché stava coi piedi sulla sua arietta piccola, quindi la soppava col piede. E quella è la differenza. Allora, questo Cech dico... la prendeva, Cech?
Sì, allora, guarda, Neuer sicuro sì. Gino, e allora, quando la palla rimbalza nella tua area piccola, non c'è niente da dire. Allora, questa è la differenza. Io condivido quello che diceva. Non tutte, specifichiamo però. Sentiamo Peppe, scusa. Quella là dipende dalla forza della palla, come arriva. Però tu l'hai detto prima, è arrivata piano. Sì. Io l'ho vista benissimo. È arrivata la telefonata. Il problema qual è? La differenza tra essere freddo ed essere algido. Allora, Meret, secondo me, è algido su certe cose. Che significa? Che non parte una sponsorizzazione, perché non ho capito. I tre modi no, perché l'italiano è algido. L'italiano è meraviglioso perché sono i termini che ti consentono usare di un'altra capire. Parola, perché no, sennò qualcuno pensa che è salotto... pubblicità occulta. Ma lui è razza piave, capito? Meret è razza piave. È razza piave, pure di Zoffo, però Zoffo, però ma non era algido, era freddo, che è diverso. Però Zoffo non era così. Abbiamo visto la foto, gli mando un tweet. Non mi fate distrarre, che la telecamera della nostra regia, Mario, è andato su un primo piano di una foto di Beppe, insomma, in grande forma, del ragazzi. Beppe Doc, anni 80, queste anni, che anno è questo qua? Guardate che cos'è, guardate. Sì, già c'erano gli sponsor, penso. Guardate il flessore. La Schneider o chi che era? Schneider, quindi prima di Cirio. Anni 70, fine anni 70. Fine anni 70. Ma fai vedere, ma quando sono usciti gli sponsor, prima non c'erano. Peppe, ma c'hai ancora questo flessore tu, sì? Magari. Qualcosa per strada si è perso. È un grande. Toglietemi tutto, ma non toccatemi il capitano. Posso un cenno anche estetico? Sì, estetico. La virilità del capitano, che non era di questo. Maschio. Che non era depilato come adesso lo sono tutti i calciatori. No. Non devi tatuarci. Adesso hanno tutti le gambe lucide. Tatuate. Il capitano come madre natura l'ha fatto. Senti, beh, ma ti piacciono tutti questi tatuaggi? Ne ho visto uno l'altro giorno che a un certo punto non sapeva più dove farseli e teneva le tue cose. A me no, personalmente, però sì, rispetto tutto, perché ognuno è padrone della sua vita e quindi può andare in giro pure seminudo per me. Non ritorno al tribale. No, ma io ho visto in Premier League, ma non ricordo, il giocatore dell'Arsa, teneva tanti tatuaggi e quando è uscito dal campo col bambino, forse il figlio, secondo me continuavano sul braccio del figlio perché non sapevo che ora doveva fare. E ormai sono tutti così questi. Vabbè, cioè, torniamo a noi. Episodio, gol. Diciamo pure che Eriksen ha fatto un gol straordinario. Quella è una botta di sinistro, collo pieno. Ha indovinato, cioè, un bel tiro. No, Francesco, diamo merito pure a questo giocatore. Vabbè, che già il tiro è stato più violento dell'altro. Però è bello, però. Indisturbato, però. Povero Manolas che sbaglia l'ennesimo rinvio. Però Manolas, io non mi ho toccato a Manolas, che ieri mi è piaciuto Manolas. Non mi è dispiaciuto e alla fine... Che il difensore fa due scivolate... Sì, però alla fine ha fatto il suo fravaiolo al posto di Mario Rui e non mi è dispiaciuto. Quello gli ha camminato addosso. È stato pesante. Pensata la caviglia di Manolas, famosa. Sì, la famosa caviglia di Manolas. Gli è andato di brutto addosso. Va bene, allora vediamo un attimino la rassegna stampa. Vediamo la stampa campana, come ha commentato Francesco questa partita di ieri. Vediamo i titoli dei giornali. Voi sapete che ogni settimana noi presentiamo le prime pagine dei media, dei giornali, dei magazine campani. Quelli più importanti. Non c'è un titolo su un argomento. Molti hanno dedicato l'apertura alla vittoria del Napoli, qualcuno anche alla guerra che sta avvenendo tra l'UEFA, la FIFA, la FIGC, voglio dire, la Superlega. Allora, apriamo subito con la rassegna napolegna. Vai con la sigla. Primo giornale, Arenella Domani titola Tutto fa Brozovic. Direi che è un bel titolo, Francesco, no? È un bel titolo. Non c'è Ciro, venerato, provo a rubargli un po' il mestiere. Ti racconto un retroscena, perché quest'estate c'era una possibilità molto concreta di uno scambio Brozovic-Allan. Operazione che era quasi andata in porto, saltata poi per... Magari fosse andata in porto. Però era un'operazione molto, molto avviata. Forse non avremmo visto Bakayoko, dai. Forse non avremmo visto Bakayoko. Infatti, ieri sera, quando hai visto Bakayoko gli ultimi due minuti... Mi sei preoccupato. Mi sono preoccupato. Anna Maria, ha fatto pure su taglie questa pattinatura, mi preoccupava ancora di più il capello di Bakayoko ieri sera. Vabbè, andiamo con gli altri. Giocherà con la Lazio. Giocherà con la Lazio, per favore.
forza. Capri Calcio, Fabrizio, letto a tre piazze. Il direttore di Capri Calcio, che si chiama Pezzella, lo voglio ricordare. Pezzella, vedi, siccome sono tre le squadre... Si chiama Pezzella. Pezzella. Fazzoletto di punti, Juventus, Lazio e Napoli, quindi dedica l'apertura a un titolo glorioso, storico, letto a tre piazze. Cinematografico. Cinematografico, ci può stare, no? Letto a tre piazze. Tra l'altro Pezzella Capri è un collega veramente... che è molto impegnato, no? Certo. Andiamo avanti. Adesso responsabile della comunicazione dell'Udinese Calcio. È vero. Udinese Calcio. Posillipo oggi. Lucca Cassotto. Lucca Cassotto, questo è il titolo. Non titolo proprio posillipino, ma insomma, ci può stare. Come vogliamo interpretarlo, Peppe? Cioè che il Napoli ha avuto paura dell'Inter, no. Quindi si era... No, però, allora Lukaku sotto, cioè no. Si è fatta avanti Lukaku, no? Però Gino, tu che sei, voglio dire, un fine interprete, dovresti leggere anche l'occhiello di questo titolo. L'occhiello, vediamo meglio. C'è di tutto lì scritto lì sotto, no? Sì, che sta scritto Starfunky. No, se ti giri, lo vedi meglio di là, guarda. Sì. Mammo Lukaku, anime, tutti santo, un treno che non ferma la corsa in alto a nessuno, con le balin, sa para a palla. Poco così ripeto. Scritto male, ma... Solo tu potevi leggerlo. Devo dire, Peppe, però Koulibaly, a parte l'ammonizione che c'era, legittima c'era, però se l'hai giocata bene ieri sera con Lukaku, no? Però non si doveva giocare l'ammonizione subito. Perché, era scappato ormai, eh? Sì, però conosci il giocatore, quindi si sa che la forza, l'appoggio non glielo devi dare a uno come lui. Sono errori già di impostazione, Gino, perché per me... Per quello che ho capito nei miei anni di calcio, insomma, gli avversari in determinati ruoli, in determinati momenti, in determinate situazioni si affrontano diversamente. Ma come si affronta Lukaku? Lukaku, allora, innanzitutto l'appoggio non glielo puoi dare, perché lui... Ma se ti parte? Se ti parte lo stesso, ma tu gli devi stare sempre a un metro, non di più. Perché tu c'è la possibilità che tu stai pure tu, devi stare sempre sulla corsa pure tu. Questo Con è il Lukaku è... Perché se gli vai addosso questo ti gira come vuole, è difficile che ti fa entrare. Con Koulibaly non ci è riuscito in un paio di casi, è stato uno scontro titanico. È quello sì. Veramente poi... diciamo che Lukaku sta in grande forma, anche fisicamente non è il Lukaku solo. Il problema è se ti parte... Oggi è difficile marcare. Ma non è facile, non è facile contrastarlo, quindi no. Che trovi difficoltà Koulibaly e insomma... La dice tutto, è significativo, bravo. Andiamo avanti, vediamo un attimino dopo Posillipo oggi che cosa ci propone la regia, gli altri titoli, il resto di Casandrino, Draghi su Conte. Draghi però nel senso che siamo stati dei draghi ieri sera, no? Anna Maria, qui il direttore ha voluto usare la foto del Premier. Il governo piomba sul trainer nerazzurro. Sì, il governo piomba sul trainer nerazzurro, basta piangere, ha rotto a fare il cagnazzaro. Questo è l'occhiello del resto di Casandrino. Devo dire che Conte, Giannella. Conte ieri nel post partita alla fine non si è lamentato, non l'ho visto triste. Per niente. Anzi, era abbastanza. L'ho visto nei suoi standard. Era contento. Sono tornati in albergo, non sono ripartiti, hanno dormito al Britannique. Stamattina Pullman abbiamo visto le immagini, bloccato via Tasso per raggiungere... Il Napoli era... Una delle ultime cime che dovevano scollinare, è vero. Adesso vedono lo scudetto molto vicino. Non è una squadra facile il Napoli, per niente, anche se l'Inter è fortissimo. No, quello che mi è piaciuto ieri sera del Napoli che era molto concentrato. Io non ho visto sbavature, non ho visto disattenzioni, distrazioni anche da parte di quelli che ogni tanto ci fanno preoccupare. Senti, vero? Sì, molto concentrato. Gino, mi viene in mente una cosa che ho sentito dire a Capello e volevo il conforto di Peppe sulla questione della mancanza di pubblico allo stadio, no? Sì. E ieri mi ha impressionato molto sentire costantemente, tu pensa a bordocampo Gattuso e Conte, no? Quindi due che praticamente guidano la squadra sì, in continuazione. Sì, sì, ma infatti... Capello sostiene che ci sono dei calciatori, lui li chiamava i calciatori del giovedì, che durante la partitella, quando l'allenatore li guida in maniera perfetta, fanno cose meravigliose. Poi entrati in campo, con il pubblico naturalmente, perché e quindi sento. Che non sentono più e si perdono, quelli sono quelli che si perdono. Allora, ieri sera, tu hai parlato di concentrazione, io ho la sensazione che questo calcio ci stia regalando delle partite che sono molto figlie di questo tipo di situazione. Cioè,
degli allenatori che sono capaci di guidare costantemente. Io non so, Peppe, se Peppe l'ha giocata qualcuna forse senza pubblico, ma sì, rara. A spalti buchi. Per un verso succede. Per un verso posso dire sì, però dall'altra parte posso pure dire, ma non tutti devono avere lo stimolo, la guida dell'allenatore, se no che giocatore sei? No, posso integrare. Insomma, non puoi essere mai un giocatore di certi livelli. Dà fastidio l'allenatore a un certo punto, quando... Sempre sì. Anche perché poi è un rozzio. Pensa Gattuso. Ma se trovi... perché se trovi il soggetto che accusa questa situazione, lo perdi. Il giocatore che è meno... caratterialmente meno dotate degli altri, ha bisogno del compagno come stipo, non dell'allenatore, certo. L'urlo continuo, ti dirò, una parola del compagno vale 10 volte un urlo dell'allenatore. Bene, andiamo avanti, vediamo dopo questo magazine, c'è Mondragone Time, punto guadagnato, i famosi giocatori allenatori in campo, questi erano. Allora, punto guadagnato, mi piace Mondragonese, questo punto guadagnato, andiamo dopo Mondragone Time, vediamo Formia News, il mister va cambiato, come sempre, Formia News sposa una linea anti-Gattuso, e anche stasera non c'è niente da fare. Io vorrei capire poi perché l'occhiello zia Aurelio resta il presidente più buono e più bello del calcio Napoli, del vedi calcio zia Aurelio resta viva Aurelio, quindi zia Aurelio, questi parenti proprio parenti, se devi sapere che questo magazine ce l'ha con Gattuso, io farei una visita alla Camera di Commercio, può essere anche che il presidente può darsi. Azionista di maggioranza, ci deve essere qualcosa, è una linea che sposa anti Gattuso da sempre. Pure ieri sera, insomma, mister va cambiato. Andiamo avanti, vediamo dopo Formia News cosa ci propone il Corriere di Giuliano. Interrotti, questo è un bel titolo. Cioè, con questa pareggio il Napoli ha fermato la serie consecutiva di vittorie dell'Inter, 11, quindi si è fermata l'Inter al San Paolo, quindi il titolo ci può stare. Dopo il Corriere di Giuliano, il Corriere di Sant'Antimo, Internos, è l'amicizia tra Gattuso e Conte, vale molto. Mi preoccupa quella foto di spalla. quella foto di spalla. Modugno è una questione di sex appeal, mi sento pronto. Secondo me per fare più tiratura, perché Modugno tira. Per il Grande Fratello. No, secondo me hanno venduto più copie. Faccia il poster di Francesco Nomani. Hanno venduto più copie con la tua foto in prima pagina, per questo il direttore l'ha messo. Andiamo avanti, dopo che cosa c'è? Questo è Scampia Sport. Nato poco. Sì. Mi piace. Nato poco. C'è anche un'immagine di Fierro, c'è una spalla dedicata a Fierro e un'altra a Petino. Nato poco per dire ancora un piccolo sforzo e siamo in Champions. Si può sposare questa linea di Scampia Sport. Chiudiamo con la Mezza Gazzetta. Ecco, in questo caso si dedica alla Superlega e la chiama Super Sega. Piace solo a chi la fa. Ecco, un titolo, insomma, questo qua della Mezza Gazzetta. Ma non si può la Mezza Gazzetta, veramente qua abbiamo toccato il fungo. La Mezza Gazzetta. Ma anche chi la fa l'aspetti poteva essere interessante. Sì, però la chiama Super Sega perché insomma si parla tanto di Superlega, però alla fine insomma poi vedremo come andrà a finire, ma ne parleremo dopo nel prossimo blocco, dopo la pubblicità. Prima però voglio sentire Susi. Thank you very much. Vedi, abbiamo riscaldato le corde vocali, perché tu devi preparare. È un anno che non si canta, ragazzi. Capite? Lui fra poco si riapre, almeno all'aperto, così dicono. Speriamo. Si cagni ogni 5 minuti, capite Anna Maria? Perché sì, Draghi... Ora si parla di 26 aprile. Comincia a uscire fuori al balcone adesso. Prego, Cialaga, al maestro Fierro. Cialaga, prego, al maestro Fierro. Capitano. È sempre quello, No, va a Muc. No, comodi, come va? Ma tu ti stai con me, ho detto nome di caffè. È nome di caffè, ma devi dirlo bene. Io sono fenno, non capito bene più. Come si chiama questo caffè? La O aperta. Gino, portalo di là. Fa moca. La O aperta, hai capito? Tutta la questione di aperture. E quello c'ha altre aperture lui. Perché lui arriva dallo Sri Lanka e non sa che c'è differenza tra una vocale chiusa e una vocale aperta. Non è la stessa cosa. Hai capito? Zuppetta. Forchetta. No, tu dici forchetta.
Hai capito? Cialaca, va bene. Allora, andiamo, riprendiamo, scusa, torniamo seri. Sic stantibus rebus. Sic stantibus rebus. Ah, comunque Pedino intanto tira fuori queste citazioni. Lui è un pelle di cultura di Pedino, ragazzi. No, io mi sento inadeguata. Smettila, dalla domenica sportiva ti senti qua, ti senti inadeguata. Hai tenuto testa a Collovati, Pecci, Tardelli. Brava, devo dire sei stata bravissima ieri sera. Ti prendevi ma su Ronaldo, mi hanno detto che su Ronaldo hai detto qualcosa di interessante. Sì. Sì, sì, no, vabbè, si discuteva vedi, appunto non ti ho della... seguito, quindi... Cioè, voglio dire, questo... No, io non l'ho seguito, sto passando. No, no, vabbè, eravamo sono... allo stadio, Francesco, vabbè, abbiamo no. fatto... No, su Ronaldo, siete perdonati. Ronaldo. No, no, parlavamo appunto della gestione di Ronaldo, del fatto che non c'era appunto a Bergamo. Io ho espresso il fatto che non capivo la gestione nei suoi confronti, perché per me un calciatore deve pensare prima alla squadra e poi a se stesso. Ora, magari si era fatto male per davvero, però già nella trasferta di Benevento all'andata, dove lui per una questione di turnover... Non era andato per me, ok, una questione di turnover, non giochi dal primo minuto, però in panchina ci vai, cioè così, che vuol certo. dire? No, cioè, no, non, parto, non gliel'ha mandato a dire a Cristiano. No, no, ma Anna Maria è bella per questo, no? Perché le cose le dice con franchezza, come dice, coram popolo. Poi abituati al calcio ti femminile. Ti piace coram popolo? Coram popolo mi piace. Tu che usi il latino spesso? Ieri il Napoli femminile purtroppo sì, ha preso sì, una bella batosta. Sì. Però era da aspettarsi con certo, Milan, che è una delle forze. Dice la verità, guardate, sì. Mo io non so, poi torniamo alla Superliga. Non abbiamo noi facciamo parlato. Digressioni. Qua. Sì, qua. Sì, stasera stiamo digrediamo. Facendo... Stasera digrediamo. Il Milan, quest'anno va tutto buono perché a Ero Genova... Là ci può stare. Ah, sei tornato nel calcio maschile. Sì. Sono tornato nel calcio maschile. Vabbè, tu hai dato l'assist, no? Però salutiamo a proposito di calcio femminile il nostro amico, il presidente Carlino. Bello Carlino. Bello Carlino. Salutiamo Bello Carlino. Salutiamo Bello Carlino domani, Napoli. Grande presidente Carlino. Noi ti aspettiamo sempre qui nel nostro salotto. L'anno scorso eri di casa, continuamente. A qualche po' dici, ma andavo da Carlino, perché poi non portava niente, Carlino non porta niente. Quando si va a casa degli altri, lui non portava niente. Ma eri sempre, ma non viene proprio ciù, allora vieni ogni tanto. No, però con i piedi. Ti devo dire che il martedì che abbiamo... È venuto da noi, Napoli. We are Napoli. È venuto da noi a fare di casa, forse potrebbe venirci anche domani, non è escluso. Ah, da voi è venuto? Non sì, è escluso sì, che sì. lo Va ritroviamo. Bene. Allora non facciamo chi figli e chi figliastri, Presidente, venga anche da noi, ritorni il lunedì. Allora, Superlega, voglio sentire Gargiulo che se ecco. addorma, perché se ne sta maschera col sonnifero, evidentemente. Allora, Gargiulo, la sua idea su questa Superlega che insomma ormai è stata partorita, perché è stata partorita, mo vediamo che succede, però insomma la verità è che io trovo questo percorso profondamente immorale per quanto mi riguarda, perché il calcio ci ha insegnato che veramente è l'espressione più alta forse della democrazia, dell'etica per certi versi, per carità, e l'espressione anche soprattutto di una sorta di, perché no, di fusione sociale tra vari gruppi sociali e anche per un abbattimento quindi di classi che spesso e volentieri l'umanità ancora oggi ha. Allora fare praticamente questo percorso della Superlega dove un governo calcistico di squadre calcistiche oligarchico, perché stiamo parlando di squadre che effettivamente hanno una forza finanziaria solo apparente, però, perché non ci dimentichiamo che l'immoralità sta anche secondo me nel fatto che queste squadre non hanno neanche rispettato alcuni il fair play finanziario. Quindi voglio dire, è tutto qualche cosa, e finisco qua, che effettivamente mi trova in disaccordo totale. E credo, sotto sotto, spero anzi, che questa cosa praticamente, come diceva Gino all'inizio della trasmissione, sia un doubt des, nel senso che probabilmente rientrerà con una contropartita a queste squadre che forse sono state o pensano di essere state penalizzate. Eppe. Allora, io ho detto, secondo me, alla fine troveranno l'accordo. Correggetemi se sbaglio. L'UEFA per il momento quanto dà? 3 miliardi e mezzo questi qua. E invece nel complesso la Superlega porterebbe 10 miliardi. Secondo me trovano l'accordo a 7-8 e si chiude tutto e tornano sui propri passi. O no? Sentiamo. L'unica che ha confermato... È JP Morgan che dice che ci mette 5 milioni di dollari. 5 milioni di dollari. 3 miliardi... di euro, un poco più, però. 4 milioni di euro. Perdonate, sì, c'è De Mattia che su questo argomento. Allora, Alessandro De Mattia. Ma... Però volevo sentire prima un attimo il capitano che non ha parlato. Ma com'è che De Mattia entra senza bussare? Perché De Mattia c'ha le chiavi. Ah, pensavo che c'ha le chiavi.
sta in cucina. No, sta stanzetto, no, sai. Dove va? In bagno? Esatto. No, va in bagno. È entrato senza le chiavi e senza il microfono. Quello. Sì, infatti sembrava dall'acquario. Allora, capitano, che idea ti sei fatto? Perché? Ah, quello che diceva per Paolo, quando si tratta di soldi, così è chiaro che alla fine si arriva a quello. Ci sarà la spartizione, tranne che ci sia una sommossa da parte dei tifosi nelle varie città, perché poi bisogna vedere anche come andrà a finire questa situazione. Perché se si parte come sta partendo il Liverpool, secondo me se legheranno diverse altre tifoserie dietro. Poi, effetto domino. Poi non lo so, sì, sicuramente. Ma, poi non lo so. È interessante vedere anche la posizione dei calciatori. Stasera, per esempio, quelli del Leeds sono scesi in campo per il riscaldamento prima della partita con una shirt nella quale dicevano il calcio è della gente. Vedi, questi sono segnali Bruno forti. Bruno Fernandes dello United ha detto ha scritto i sogni non si comprano con un post sui social. Perciò vedi, Gino, sono segnali forti. La la gente si lega subito a la queste posizione, cose. Il ruolo, il sicuramente messaggio, ci saranno delle proteste notevoli. Il messaggio che veicoleranno i calciatori sarà fondamentale per andare a costruire, a rafforzare ulteriormente un'opinione pubblica che in questo momento è fortemente contro. Sì. Parliamone anche con i procuratori dei calciatori, è vero di questo? Perché se le squadre hanno sforato il fair play finanziario. Anna Maria, che sai tu, i procuratori che posizione ci hanno? No, insomma. Vabbè, è chiaro che purtroppo è tutto un giro di interessi, no? Quindi purtroppo il rischio che poi possano prevalere quelli. Quindi credo che il discorso che stesse facendo Pierpaolo era proprio relativo a questo. Certo. Però se così, ragazzi, possiamo dire, il calcio deve rimanere un gioco. Così, già non lo è più per tanti versi, ma da tanto però così è finita, perché il divertimento è che il Benevento va a vincere a Torino con la Juve, non te l'aspetti. Come diceva qualcuno di voi prima, se dopo cinque volte anche Juventus e Real Madrid, anche Paris Saint-Germain e Barcellona, ti stanca, o no? La poesia e il romanzo popolare nasce con le imprese straordinarie, storiche dei piccoli club. Il Verona, il Cagliari di Gigi Riva, la Samp di Vialli e Mancini, per certi versi anche la storia del Napoli di Maradona, ma anche di è Buscolo. Una storia che diventa romanzo in 90 anni nei quali si è vinto poco o niente. Fammi ricordare, forse a lui non farà piacere, il Banik Ostrava era il suo Napoli che viene a vincere a Napoli, il Banik Ostrava, adesso non è giusto la squadra. Oh no. Sì, sicuramente, il bello lo stai dicendo, anche queste squadre sconosciute che magari non le nemmeno sentite nominare nell'arco degli anni, alla fine ti si presenta, oddio, non è che eravamo una grandissima squadra a livello europeo, però insomma... Però il Banik non è tolto, no? Però non bisogna neanche cadere nella retorica, è quello che provavo a dire prima. Qui parliamo di... 15 grandi aziende che fatturano milioni e milioni di euro e che rivendicano delle ricchezze che pensano di produrre loro in prima persona e che invece ricchezze che vengono gestite da enti sovranazionali, nel caso specifico l'UEFA. Quindi ci sta che si possa arrivare ad una trattativa, ci sta pure che rivendichino loro delle ricchezze che considerano appartenere a loro di diritto. Ma perché col fair play sono andati in difficoltà anche loro? Perché ma non è valso per nessuno il fair play. Gli ultimi anni vedi che stanno bussando. È normale che si trova in una situazione completamente diversa adesso. Come dici tu, è chiaro che c'è il Dio Danaro in mezzo, tanti soldi, è chiaro che... Vediamo le cifre, Peppe. Allora, Alessandro De Mattia adesso ci snocciolerà una serie di cifre. Quelli che sono i numeri. Allora, perché per quanto riguarda la Champions e l'Europa League, che dal 2024 passerà da 32 a 36 squadre, attualmente fattura 4 miliardi di introiti. Ed è una cifra molto bassa se pensiamo che la NFL, quindi la Lega Nazionale del Football Americano, con un bacino di utenza molto più basso rispetto alla Champions, fattura 5 miliardi di euro. Con la Super League cosa succede? Gli introiti passano immediatamente da 4 a 6 miliardi di euro, a lungo termine arriveranno a 10 miliardi di euro. Quello che dicevamo prima. Le squadre sono 15 più 5 che poi verranno scelte per meriti sportivi e dietro, come diceva Pierpaolo nella scheda, c'è la JP Morgan, che parliamo di uno degli istituti finanziari e bancari più potenti del mondo. Vediamo avanti perché vediamo da cosa è composta questa Superlega. Sono 20 squadre, 15 qualificate di diritto, gli altri 5 invece verranno
decise in base ai meriti stagionali sono tre: le italiane, Inter, Juve e Milan; le inglesi sono il Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester City. E le spagnole sono Barcellona, Real Madrid ed Atletico. Ti dico solo che Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno detto che vogliono accettare le riforme che farà la UEFA, quindi non hanno accettato assolutamente di partecipare. Ti dico solo che l'indebitamento... Per ora non ci sono i francesi? I francesi neanche. Però no, questo guarda, è un segnale. No, ti spiego subito, perché il Paris Saint-Germain dello Sceicco ha una posizione preeminente nella UEFA e quindi attualmente non si è voluto ancora spostare, e le altre squadre chiaramente non hanno un appeal, un bacino di utenza tale da poter partecipare. Scusate, ma come fai questo campionato? Però ti spiego subito, solo tra italiano, inglese e spagnolo, se tiri fuori Francia e Germania, scusa Alessandro, alla fine le altre cinque le vai a pescare tra queste squadre. Però sono i campionati più perdonami, ma mancano squadre di grande tradizione. Assolutamente. Mancano Porto e Benfica, che si sono chiamate fuori. Manca l'Ajax, manca il Celtic. Parliamo di club che hanno fatto la storia del calcio europeo. La Dinamo Mosca, mettiamoci anche la Dinamo Mosca. Gino, è una questione strettamente economica, perché ti leggo i numeri. L'indebitamento dei 12 club fondatori supera i 6 miliardi di euro. L'indebitamento di Juventus, Milan e Inter arriva quasi a 1 miliardo di euro. Il Tottenham è indebitato per 700 milioni di euro, il Barcellona per 488 milioni di euro. E ci credo, avevate Mourinho, Tottenham... Ne abbiamo parlato, però, no? Sono i più indebitati d'Europa. Questi sono i club più indebitati d'Europa, quelli che hanno sforato il fair play finanziario e stanno facendo un'operazione di carattere economico. Credo che alla base dei ragionamenti ci possa essere solo una cosa, che è un valore. Cioè, fino a questo momento, qualunque campionato, la Champions, l'Europa League ed altro, veniva realizzato e composto da squadre che sul campo conquistavano il diritto a partecipare. Quindi un titolo sportivo. In questo caso, quello che sembra odioso, JP Morgan, poi una banca d'affari, ricordiamocelo anche il ruolo che ha avuto nelle varie crisi finanziarie. Questo invece è un campionato nel quale si accede perché hai un blasone, perché non è per i cinque. No, perché se andiamo avanti, fondatore, se andiamo avanti, se andiamo avanti, per esempio, vediamo la qualificazione si basa sostanzialmente su quello che è il bacino di utenza. Vediamo che l'Arsenal è fuori dalla Champions da 3 anni, attualmente addirittura in base al posizionamento in campionato anche fuori dalla zona Europa League. In questo Chelsea momento non farebbe manco l'Europa League. Chelsea e Liverpool attualmente sono fuori dalla zona Champions con una partita in meno. Manchester United è fuori dalla Champions e ne ha partecipato solo due delle ultime però farà la semifinale di Europa eliminato League. Al primo turno. Il Tottenham attualmente è fuori addirittura dalla zona Europa League, diceva Pierpaolo. L'Inter è fuori dalla Champions dal 2012 al 2018, eliminata al primo turno nelle ultime 3 edizioni. Juventus eliminata da Ajax, Lione e Porto agli ottavi, e il Milan non è in Champions dalla stagione 2014-2015. Che vuoi dire questo? Che non c'è assolutamente un merito di natura sportiva. Non c'è merito. Questo si basa solo sul bacino di utenza, del numero di ma è quello che dico io. Che sono capaci di poter è quello che dico io. Allora il Napoli, scusatemi, da questo punto di vista, il Napoli potrebbe rientrare benissimo. Non crediamo alle fantastiche idee, le storie di De Laurentiis che ha 40 milioni di appassionati, qui non c'è 40, no, ma il Napoli 8 ce n'ha, scusami, nel mondo, no? Qua parliamo almeno di doppia cifra, almeno di doppia cifra. Parliamo almeno di 15 milioni di tifosi. Per Paolo, però, scusami, il Napoli un pensierino ce l'aveva fatto, o ricordo. No, ma De Laurentiis questa cosa è entrato diverse volte negli anni passati, l'idea della Superlega lo seduceva, cosa non seduce il nostro presidente quando si tratta di poter fare un affare interessante, mi sembra una cosa anche normale, diciamo, per un imprenditore. Però guarda Gino, io mi dispiace anche dirlo e ribadirlo, ma il Napoli non è, perché non ha saputo realizzarlo, perché ci vuole altro, una squadra che ha un appeal internazionale neanche paragonabile a queste o a molte di queste, perché purtroppo il Napoli è una straordinaria realtà che ha un bacino importante a livello italiano, già se ci allarghiamo all'Europa non ha una consistenza importante, il resto del mondo, non dimentichiamo che i bambini delle favelas brasiliane giocavano con le magliette di Ronaldo quando all'epoca l'Inter decise di investire sul fenomeno, perché come dire, anche le fondazioni, guarda, a Napoli ci sono delle scuole calcio per ragazzini che tu vai a prendere tua figlia, ti giri e trovi tutti con la maglia del Milan, perché la fondazione Milan presieduta da Paolo Scaroni fa scouting nel mondo. Non c'è una scuola calcio della fondazione Napoli, anzi non c'è la fondazione Napoli, cioè tu certi progetti, certi processi li devi costruire nel tempo, quindi sotto questo aspetto non c'è appeal. E vi dico,
non è mai esistito una trattativa seria che riguardasse il Napoli per persone che hanno oggi capacità finanziarie, quindi sono i cinesi all'epoca, gli arabi ed altro. Perché questa squadra meravigliosa, alla quale teniamo tutti, che è parte del nostro cuore, non ha quell'appeal internazionale che tutti immaginano che abbia? Perché il Napoli non è Napoli. Certo. Napoli è un brand planetario, il Napoli no. Alessandro. Andiamo avanti, sì, andiamo avanti con un'altra scheda. In chiusura, queste sono un po' quelle che sono state le reazioni, perché non è un qualcosa che riguarda solo il calcio. Sì, perché poi è entrata la politica, insomma, adesso non, non c'entra più solo il calcio. Perché... Abbiamo Boris Johnson, che è il primo ministro inglese, che ha detto chiaramente che i piani per una Superlega europea sarebbero molto dannosi per il calcio e sosteniamo le autorità calcistiche nel agire. Colpiranno il cuore del gioco intero e interesseranno tutti i fan. La stessa cosa per quanto riguarda Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico, almeno per il momento, e poi con le parole di Ceferin, chiaramente molto duro nei confronti. Beh, diciamo pure che è intervenuto Macron, è stato molto duro Macron, e stasera anche Draghi, anche Mario Draghi, il premier, ha preso una posizione a favore del ritorno al passato. Ti dico che questa è l'ultima ora, l'UEFA deciderà venerdì sulle espulsione immediata da parte della Champions delle squadre che parteciperanno. Quindi sentite bene, qua si sta decidendo, lo dicevamo all'inizio Francesco, cioè probabilmente ci sono delle squadre come il Real Madrid che sono ancora impegnate, come il City, che sono impegnate nella Champions, devono giocare le partite. Si rischia di non sapere come finire il campionato. Quindi non fa, in questo caso che succederebbe? Guarda, cioè non si fanno le semifinali, chi va al posto del City? Certo. È un'ipotesi da... Però è un'ipotesi che è stata tirata in ballo da uno dei dirigenti. I membri del comitato. Ormai devono stare tutti, no? È evidente che ci sarà una reazione, ci sarà una prova di forza. Una reazione per trattare. Si può arrivare alla mediazione se dall'altro lato qualcuno pensa di poter rischiare qualcosa. Se dall'altro lato non c'è il timore di perdere qualcosa, non ci arrivi alla mediazione. Appunto. Io tra i tanti contributi, tutti opportuni e di grande spessore, ne aggiungerei un altro, secondo me molto interessante, perché adesso è avvenuto lo strappo, bisogna capire che cosa può accadere, ed è di Petrucci. Che in questo momento è presidente della Lega Basket e che è stato presidente del CIO qui in Italia, e diceva, al di là delle opinioni, dei timori, dell'indignazione generale e magari di scenari che vengono ipotizzati, di ricorsi in tribunali anche a carattere, diciamo, europeo, la verità è che il basket questa situazione l'ha già vissuta con la nascita dell'Eurolega. Anche allora ci fu chiaramente una sollevazione popolare di tutto il mondo del basket. Del bacino. Le proporzioni differenti, però da un punto di vista, diciamo, legislativo, le grandi società del basket hanno costituito l'Eurolega ed è quello che stanno facendo anche nel calcio. Come l'Unione Europea non ha potuto fermare la nascita dell'Eurolega, probabilmente anche adesso giuridicamente non puoi fermare 15 società private che si mettono insieme per fare un campionato. Gino, io chiudo con una chiosa. Resta però il fatto che resta assurdo il fatto che UEFA e FIFA improvvisamente cadano dal pero. La UEFA coinvolta in scandali che conosciamo tutti, la FIFA con l'ultimo scandalo per il mondiale in Qatar che è costato in termini di vite umane moltissime. È chiaro che qui bisognerebbe trattare di una riflessione e una riforma generale di tutto il sistema calcio. E questo può essere uno spunto per farlo. Allora io guardo l'ora, sono le 22:05, chissà, ci hanno chiuso i pizzerie? No, Gino, non ancora. Non ancora, io ho un po' di nostalgia, un po' di appetito. Siccome devo approfittare della presenza di Fabrizio Fierro, possiamo fare anche perché l'orario è giusto. Io volessi mangiare una pizza, perché no? Fabrizio, figlio d'arte, papà, insomma, tra i tanti successi, perché Aurelio Fierro, vogliamo ricordarlo con un applauso, Aurelio Fierro, perché Aurelio è stato una delle espressioni più originali della canzone napoletana e non solo. Però a quest'ora, insomma, io quando penso a volere penso a pizza. Napoli mi va, però da asporto possiamo ordinarla. Sì, tranquillamente. Che ne dici? Se ce la facciamo portare. Ce la facciamo, una margherita? Io sono tradizionalista. Pure io. Vado sulla margherita. Bufalina? Per vari motivi. Per vari motivi. Per vari motivi, no, margherita e basta. Margherita classica, sì, però. Sì, con la margherita. Le margherite passano a due. Le pizze passano, e penello a due. A due, vai. Thank you.
io ti incontrai, una bocca rossa con una rasa, una pelle profumata di fronne rosa. Io ti incontrai, volevo offrirti, pagandola anche a rate, un brillante e 15 carati. Lei chi? Lei, la signora. Ah, no, pensavo, la signora. Pensavo, ecco, stiamo sistando da lei a me. No. La signora. Ayamma Basso. Baturi, Aviz, Capumarola, Gop, Aviz, Capumarola, Gop, Aviz e niente più. Seconda parte, prima si mai ricorda, va. A casa va un ristorante, va. Chi si va in un ristorante a casa? Tutto la vedi fuori sul mare. Un ristorante sulla litoranea. Andiamo sulla litoranea. Chi ti portai? A Rosa stanno i meglio ristorante. A Rosa mangio mentre mare canta. Chi ti portai? Entusiasmata, tutta sta parata, ordinaia. No, ma che sta che resta cosa? Ordinaia, che sta una zoccola che sta. No, no, ma che dai, Gino! No, hai fatto una mossa, no, hai fatto una mossa. No, è che... Un topo, ordinai un topo. No, topo, no, ordinai una cosa da... Dai, lucefala. Lucefala arrossuta. Ma lei non voleva, no. Lei non voleva la... Ma non solo, non voleva neanche bere la birra. E che voleva bere? Che voleva? Barbera e champagne, stasera beviamo, per colpa del mio amore, tarapapà, per colpa del tuo amore, tarapapà. Ma tu voleva Aviz, Capumarola Gop, Capumarola Gop, ad un riva Aviz, Capumarola Gop, Aviz e niente più. La terza parte è bella, li avremo. Ebbene. Che succede con tanto, questa Yamma? Sai che è stata scritta da due milanesi questa canzone, sì, un napoletano. Testa? Testa e Martelli, due milanesi, e Nisa, il napoletano. Nisa. Ite sposai a essa. O vicinate a folla di parenti. Che facevano? Facevano un sacco di complimenti, magari. Gli ti sposai. A boost. All'improvviso tre vive batti mai. Cosa arrivò? Arrivai. Una torticinca piana. Ma la Yamma che voleva? La Yamma imperterrita, non voleva sapere niente. Ma tu voleva Aviz, Capumarola Gop, Capumarola Gop, e tu voleva Aviz, Capumarola Gop, Aviz insieme a me. Fabrizio Fierro, Gino Rivieccio. Meno male, mi hai fatto ritrovare i ritmi per tornare nei locali a cazzeggiare. Te l'ho sentita fare una sera, un tuo bellissimo spettacolo, questo medley tra pizza e Barbera e champagne. Con la Minale Band. Con la Minale Band, che salutiamo. Di maestro, gli amici Iacolini, Raffaele, amici, Gianni e tutti, bravo, i fratelli Stefano, Minale. Tutti. E perché papà la cantò con Giorgio Gaber al Festival del 66, sì. Cioè un milanese, un doc come Gaber, e mio padre, e tu facessi questo... Un binomio eccezionale. Questo binomio tra Barbera e Champagne e Apiz. Mi hai ricordato due grandi, Giorgio e Aurelio. Grazie a te, grazie a loro. A fra poco, non cambiate salotto! Ah, ti piace questo jingle? Ti piace Cialaca questo jingle, eh? Con le facce dei giocatori del Napoli. Chi è un giocatore del Napoli che ti piace tanto, che ti è più simpatico? Chi è più simpatico? Meretta. Meretta? È bella questa. Perché lui è una persona sensibile. Siccome ha sentito stasera qualche critica velata, allora ha detto stasera faccio il tifo per Meretta. Ma, no, ma guarda, critica, io penso che ci sia nulla di male a dire le cose. Non è neanche una critica. No. Ma Meretta, secondo me, è uno straordinario portiere, un ragazzo che ha delle potenzialità, come dice giustamente Francesco, importante, è considerato, diciamo, l'erede di Donnarumma, voglio dire, finché
ci fa vedere un erede che gioca, se ne vuole. Però nazionale italiana parlano così al telefono. Però se ti dico che è algido, non mi pare di dire. Non è algido. Non è algido, oggi non mi dispiace. Allora, Susi, vediamo invece da casa i nostri amici dei social se hanno qualche domanda. Innanzitutto vorrei dire che abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per quanto riguarda la performance tua e di Fabrizio. Complimenti. Maestro Fierro. È nata una coppia. Bravissimo. È nata una coppia. Andavo sul velluto col maestro Fierro. A proposito della discussione sulla Superlega, ci sono state tantissime domande. Ne vorrei leggere una che le racchiude appunto tutte. Da parte di Rosario da Torre del Greco, che ci chiede perché il Napoli non può rientrare nella Superlega, viste le qualificazioni in Champions negli ultimi anni, superiori sia al Milan che all'Inter. Perché non ha sforato il fair play finanziario. Perché il criterio non è quello meritocratico. Appunto. È una competizione che nasce dai club che hanno maggior storia. Però vedi, Agnelli l'ha fregato De Laurenti, tanto amici. Secondo me ha chiuso il telefono anche a lui. Io ho la sensazione che anche De Laurentiis abbia provato a chiamarlo in quelle ore. Se De Laurentiis compra Messi può fare la Superlega. Ah certo, perché gli sfora, dici tu, e va subito in Superlega. Vai subito a debito e quindi puoi fare la Superlega. Sì, secondo me è successo qualcosa tra Agnelli e De Laurentiis. Voglio dire, loro sappiamo De Laurentiis è nella grande famiglia, no? Guidato da Agnelli e... Credo che quel telefono spento, come dire, sia stato spento per parecchie persone. Sì, molte persone. Poi sai... Sentiamo Anna Maria, che idea si è fatta? Secondo te si sono sentiti? C'era un mezzo accordo tra De Laurentiis e Agnelli e poi la cosa è saltata? Perché come ha staccato il telefono al presidente dell'UEFA, sai, mo che ci riga De Laurentiis, è meglio che stacca pure il suo telefono, o no? Probabile. Però la domanda di Rosario, giusto, di Torre del Greco, dice Rosario, e dopo, insomma, ragazzi... Ha fatto negli ultimi 10 anni 9 volte le competizioni europee. Allora, potrei aggiungere, perché non deve starci il Napoli, ci sta il Tottenham. Il calcio europeo è fatto di tanti club che ne hanno fatto la storia. Abbiamo citato prima qualcuno, no? Benfica, sono club che hanno vinto questa competizione. Anche in Italia, per esempio. C'è la squadra che porta il nome della capitale, che in termini di brand è un brand importante. La Roma ha fatto una finale di Coppa dei Campioni, ha vinto una Coppa UEFA, ha fatto una semifinale di Champions League qualche anno fa. Ha una proprietà americana che immagino possa anche avere magari dei rapporti con diversi dei presidenti americani degli altri club fondatori. C'ha un progetto di costruzione dello stadio e anche la Roma è fuori. La verità è che l'elite qui è veramente elite. Ma scusate, posso fare una domanda? Faccio la domanda adesso sempre del tabaccaio di Frosinone, no? Io faccio il tabaccaio, però voglio capire come si decide il criterio selettivo, Fabrizio, qual è? Perché ci deve stare il Tottenham in base, veramente, adesso siamo seri, perché si sfora il fair play finanziario, perché devi avere debiti, oppure vale la storia o le ultime competizioni. Cioè, secondo me non c'è nessun criterio selettivo. E chi decide? C'è un piccolo conclave di 3, 4, 5. C'è una loggia. Hanno deciso un'oligarchia. Ognuno di loro ha fatto 3, 4 telefonate e sono arrivati a 15, cioè stare dentro o fuori? Esatto. Stare dentro o poi fuori? Poi chiediamo gli arbitri. Voglio sentire Gargiulo sugli arbitri, questa Superlega poi con un braccio di ferro per strappare soldi. Certo. Sentiamo un attimino. Può essere anche una minaccia per strappare più soldi. Vai, Gargiulo. Allora, sul piano arbitrale, che succederebbe? Beh, sicuramente questa è una cosa che non ti so dire in maniera definitiva. Te la sei posta la domanda? Sì, me la sono posta e credo che possa esserci una soluzione sudamericana addirittura. Cioè invasione dei campi. In Nord... esatto, bravo. In Nord America. Qual è la soluzione? In Nord America e qualche anche stato del Sud America, gli arbitri sono scelti dalle squadre direttamente per la partita che devono disputare. Ah, ho capito. Per cui, però, attenzione, non è che è qualche cosa di illegale. Loro praticamente scelgono l'arbitro per quella gara e in base a quella gara danno un cachet rispetto alla importanza dell'arbitro che ha nel contesto arbitrale. Con tanti? Sì.
Quindi, diciamo non c'è bonifico, non c'è tracciabilità. No. Contanti per rispondere alla tua battuta. Il fatto fondamentale è che... Come in Cina. Adesso io credo, sto dicendo questo, perché gli arbitri della UEFA a questo punto sicuramente non credo che si schiereranno a favore di questo tipo di progetto. Certo, non possono. Certo. E quindi loro a quel punto credo che praticamente saranno di fronte ad una scelta. La scelta sarebbe quella appunto di separarsi poi dalla UEFA e fare dei contratti singoli a secondo delle singole gare. Ad altri arbitri? O via di seguito. E dove li pescano questi arbitri? No, se sempre all'interno della UEFA ci sarà Mazzolino della Speranza va a fare la Superlega. Se vuoi tornare da dai. Può essere un'ipotesi, Peppe, no? Perché Mazzolino ormai sta solo al bar, ma... si rituffa. Siamo nel campo un po' del fantacalcio. Ci saranno degli scissionisti anche nel seno agli arbitri. Ragazzi, secondo me è un gran caos. Abbiamo qualche aggiornamento, Francesco? No. È arrivato qualche notizia, ha preso posizione qualche altro. Domani è interessante capire la posizione di Infantino, perché è annunciata anche la presidente della FIFA che al consesso dell'UEFA presenzierà facendo pesare anche la sua di posizione di ostilità. È chiaro che questo è un fenomeno che in questo momento è limitato al calcio europeo, ma nessuno vieterebbe anche nel continente americano a Flamengo, Sao Paolo e Boca Juniors e Cruz Azul e River Plate di fare qualcosa di simile. Aperto una breccia nel muro, poi ci si può tranquillamente replicare. Possiamo dire che quella di ieri sera è una dichiarazione di guerra, no? Quello non è un comunicato, quello è un atto di guerra, se è un atto di ostilità. E questo però ci hanno insegnato che per fare la pace devi preparare la guerra, quindi io credo molto che si tratti di una strategia. Non riesco a immaginare che questa cosa possa arrivare a compimento. Ritengo invece che le diplomazie in qualche maniera siano state fatte tagliare fuori e si sia passati direttamente a usare le armi pesanti. Però a un certo punto o vai a vedere il bluff. Subentrerà la mediazione comunque. Sì, perché adesso deve superare un altro tipo di mediazione, quella sul piano puramente economico. Guarda, l'unica cosa strategica e dirimente, se tu fai caso, è la conferma immediata, insieme al comunicato, di JP Morgan, che dice è vero, i soldi io ce li metto. Quindi sgombrare il campo da qualunque ipotetico bluff da quel lato lì. Ora bisogna capire, comprenderai quanti interessi ci sono in questo momento in ballo, e... c'è anche un altro aspetto. In Italia e nel resto d'Europa la politica governa oramai da qualche anno attraverso la strategia di far uscire delle anteprime rispetto o delle famose bozze, non le definiamo in Italia, rispetto a provvedimenti che poi dovranno essere presi. Deve per venire. Capire che cosa succede rispetto alla pubblica opinione. Adesso credo che si registrerà anche quello che accade nell'ambito del mondo del calcio, calciatori, addetti ai lavori, tifosi, per comprendere anche quale potrebbe essere l'impatto di questa scelta. Pier mi sta facendo un assist perfetto, perché volevo aggiungere una cosa. E in realtà le prime risposte e le prime reazioni, e sono quelle che contano, sono quelle dei mercati finanziari, dicono che in realtà il giocattolo piace, perché la Juventus oggi in borsa ha fatto più 18%. Ecco. Alla borsa di New York, lo United dei Blazer ha avuto un rialzo enorme. Quindi vuol dire che ai mercati finanziari la prospettiva interessa. L'hai detto però, finanziari. Certo. L'hai detto. La finanza governa qualunque cosa in questo momento. Però poi, vedi, per converso abbiamo questa foto... questi che sono dei calciatori? Sì, sono quelli del Leeds a cui facevo riferimento prima. Del Leeds, che il calcio è dei fans. Io faccio una domanda: voi siete così sicuri che, avendo loro un bacino di utenza di un miliardo di tifosi, una fan zone calcolata, stimata intorno al miliardo, questo miliardo di tifosi poi non sarà contento magari di vedere la propria squadra giocare continuamente partire a un certo livello? Io penso che i tifosi siano gli unici che forse su questa cosa si potrebbero divertire, perché oggi come oggi si punta a migliorare, a far crescere lo spettacolo, stressando magari anche le regole in maniera anche a volte incomprensibile. Una volta si diceva: il potere logora chi non ce l'ha. La verità è che qui i logorati sono quelli che restano fuori.
I logorati sono quelli che restano quelli che fuori. Stanno mangiando le mani. Ma come non esiste più fuori. Quella politica, non esiste più neanche quel calcio, certo. Oramai. Perché i tempi sono cambiati. Quindi, diciamolo chiaramente, ci sono tanti presidenti di tanti club che vorrebbero star lì. Pensalo Tito, vai. Cioè, ma sai quanti ce ne sono che in realtà magari mostreranno i muscoli, ma solo perché posso sarebbero voluti star loro. Posso fare una domanda al capitano? Capitano, ma ogni tanto ci pensi? Ti sarebbe piaciuto il calcio di oggi, giocare in questo calcio, o c'hai qualche rimpianto? Ma questo giocato, piace o non piace, ti deve adeguare ai tempi, perché poi anche il calcio ha subito questa trasformazione, è normale che ti deve adeguare. Cioè all'epoca tu non c'era. Io posso parlare di quello che è stato il mio calcio, quindi cioè all'epoca tu non regole e comportamenti diversi, insomma. Per fortuna non c'erano i procuratori. Non c'erano i procuratori. No, cioè trattavi tu con Ferlaini. Posso dire una cosa? Anche per gli altri. Posso dire una cosa? Anche per gli altri. Lui e Bianchi. No, proiettando Bruscolotti, Beppe, nel calcio di oggi, Beppe sarebbe un giocatore da quinquennali, da 2,5 milioni d'euro l'anno. Sì, sì, sì. Ah, certo. Da chi ti faresti gestire? Cioè, vaglielo a dire. Da chi ti faresti gestire? Tra i tanti procuratori. Da Modugno. Da Francesco Modugno. Ti ha fatto un quinquennale da 2,5, mi sembra. Quinquennale da 2,5. Altro che Raiola, altro che Raiola. Sì, che al contrario ci sono calciatori oggi che nell'epoca di Bruscolotti non potevano fare manca la quarta serie, secondo me. No, cioè, e sono in campo in Serie A. Io faccio una... mercato, cioè dei numeri del mercato. Manolaspi ha quasi più o meno 4 milioni l'anno. E io meno di Manolaspi. Ecco. Mini Manolaspi stai valutando a Bruscolotti. Allora non possiamo proprio trattare. Basta, qua. Ha cambiato procuratore. Vabbè, ma vi lascio come ieri. Diversa a Bruscolotti. No, in quanto napoletano gli avrebbero detto: ma tu ci tieni alla maglia, devi guadagnare di meno. Allora aspetta, c'è Susi. Ma quale maglia? La maglia della salute. C'è Susi che ci vuole dire qualcosa, qualche altra domanda? Sì, ci stanno arrivando tantissime domande questa sera. Ne leggo un'altra che mi sembra molto interessante. Da parte di Vincenzo Del Vomero, che ci scrive: non sarebbe più corretto affrontare seriamente il problema dei bilanci e debiti delle top società per poi proporre un nuovo format equamente distribuito? Anche questo... E chi risponde? Girare anche domanda. Questo, ma però le società, le famose società, le grandi società che si sono indebitate, anche quelle andavano controllate, perché poi è facile anche agire con una certa libertà come hanno fatto loro, certo. E quindi già di per hanno un passato alle spalle, ma poi sono venute fuori proprio prepotentemente pure in questo, perché hanno continuato a indebitarsi e alla fine... Non è che hanno trovato una soluzione, no. Si presenta adesso la soluzione perché giustamente dall'altra parte gli viene offerta una cifra completamente diversa. No. Però possiamo dire un'altra cosa, che poi la lettura deve essere approfondita. È vero che il Tottenham c'ha 700 milioni di euro, ma il Tottenham ha speso 2 miliardi di euro per fare lo stadio più avveniristico e bello del mondo. È vero che la Juventus in questo momento c'ha un saldo, è vero che la Juventus c'ha un saldo negativo. Ma la Juventus costruisce stadi, alberghi, cliniche. Ragazzi, parliamo di società che hanno fatto anche grandi investimenti. Non è soltanto una gestione scellerata del oggettivamente patrimonio. Quando fa la domanda su Napoli, se si pensa a quello a cui fa riferimento Francesco, Napoli non ha neanche la sede sua. Cioè. E quindi la partita si chiude là. Allora, io però vorrei tornare un attimo a ieri. Anna Maria, volevi aggiungere qualcosa? Penso sulla Superlega. La tua idea come finirà? Io mi auguro che sia semplicemente un ricatto, un braccio di ferro per poi ottenere più soldi, diciamo, dalla UEFA. Questo è il mio augurio, perché secondo me la Superlega toglierebbe anche la pila ai nostri campionati. Questo non sarebbe... Sì, per non parlare poi dei campionati minori. Poi, della Serie B. Ci scompaiono, che significa? Esatto. Cioè guardiamo solamente Barcellona... Esatto. Che ne so, Tottenham. Allora, Gargiulo, la chiappa alla zebra è il momento a questo punto anche di analizzare che è successo ieri. Non sono stati tanti gli episodi, in particolare ce n'è stato uno solo nella partita del Maradona contro l'Inter, il rigore, insomma, ipotetico rigore su Zielinski, che doveri, che non ha arbitrato male. Poi vorrei fare una chiosa sugli arbitri e sugli ultimi arbitraggi, ma ricordiamo che c'era Mazzolini al VAR, doveri ha ritenuto di non darlo, però è andato al check, non c'era rigore, secondo doveri, però vorrei analizzarlo insieme a lei. Gargiulo, ma secondo me Gargiulo te ne ha trave il gum rinda la maschera, perché se sta a dormire c'ha qualcosa.
Che cosa c'è, Gargiulo? Vogliamo misurare la pressione? Non lo so. Delle gomme. La pressione, le gomme. Allora, doveri... Senta, ma però questa giacca gliela invito, posso, me la fa misurare un attimo? C'è una cosa, non, cioè, è proprio, guardi, non è possibile. Mi faccia fare un giro. Non è possibile. Non gliela chiedo più, guardi, è l'ultima volta. Lei mi cosa... faccia fare un giro, voglio vedere come mi sta. L'importante è che lei non mi dia in cambio la sua. No, non ci tenga proprio. Ah, okay. In diretta questa cosa? In diretta, poi passiamo alla sigla di Acchiappa la Zebra. No, perché io veramente... E teniamo il microfono. Ma un po' di musica di sottofondo. No, teniamo il microfono, mi piace. Ecco qua, grazie Gargiulo. Ah, ma è pesante proprio. E se proprio? Sei una cupetta. Io pensavo che era. È proprio velluto. Damascata. Damascato. Ah, che sciccheria. Io gliela sto guardando da due ore, da quando abbiamo cominciato. Boats. Mamma mia, che testa. Allora, Gargiulo, venga qui. No, ho quattro minuti per indossarla, ma me la godo, no? Ma pare un po' viscerelle, un po' piccola. Questo è modello massa d'imperia, questo qua, o no? Lei ha un torace sproporzionato. Che ce l'ha il microfono? Sì, no, mi pare di no. Senza microfono, diamo il microfono. No, ce l'ho. È inutile che si ride, è inutile che si ride, perché ho dovuto dare una giacca che non volevo. E quindi ho dovuto cambiare il mio look. Chiedete scusa al signorato. Non c'è niente da ridere. Non c'è niente, è una giacca seria, devo dire, si sente che è datata, ecco, proprio si preziosa. Sente. Preziosa. Si sente che è preziosa. Allora, Gargiulo, Acchiappa la Zebra, l'episodio di ieri. Dai. Sì. Dov'è il filmato? Dov'è la zebra? Eccolo qua. Allora, dicevi bene, doveri arbitrato abbastanza bene, devo dire, senza nessuna sbavatura importante. L'episodio più importante che stiamo analizzando è questo del contatto su Zielinski, del giocatore dell'Inter. E quello che volevo dire, prima di arrivare poi a delle conclusioni, è che io sono sempre molto chirurgico in certe valutazioni da parte nei confronti dell'arbitro, nel senso che cerco sempre di capire come mai determinati tipi di atteggiamenti si sono verificati e anche ovviamente di provvedimenti. Bene, in questo caso io devo dire sono andato in confusione perché non ho capito da un certo momento in poi cosa è accaduto tra Doveri e Mazzoleni. E veniamo al dunque. Capisco a cosa fa riferimento l'avvocato Gargiulo. Allora, parliamo dell'aspetto prima di tutto tecnico. Appare evidente che praticamente il contatto del giocatore dell'Inter è praticamente sul pallone, ma vediamo un attimo indietro se è possibile che la regia mi dia un attimo la fase precedente, perché Doveri quando vede il contatto, tra l'altro vedete che è addirittura ostruito dal giocatore dell'Inter, quando vede il contatto concede, c'è una mano che non si riesce a vedere perché è impallata, concede inizialmente il calcio di rigore. Poi si rifugia, perché questo è il termine che penso di dover applicare, si rifugia dietro al fatto che il suo assistente gli segnala un fuorigioco, che peraltro non c'è. Dove fa? Non c'è. Quindi la prima discrasia che praticamente noto è questo fatto che Doveri comunque non abbia visto nulla e comunque alla fine ha pensato giustamente chiudiamola con con una punizione per fuorigioco a favore dell'Inter. Ad un certo punto esce fuori il VAR nella persona di Mazzoleni, che lei conosce molto bene, il quale praticamente lo invita appunto al monitor e Mazzoleni a questi Doveri... Scusa, posso chiedere, sì. Perché secondo lei invita al VAR? Che gli dice? Vai a vedere che secondo me... No, gli dice non urla, No, dice vai a vedere che secondo me ci può stare il rigore. Il lavaggio del cervello. No, è una domanda seria. Che cosa gli dice per farlo andare là? Mazzoleni chiede a Doveri di andare a vedere il monitor perché probabilmente non ha compreso che Doveri stesse praticamente non si stesse dando il calcio di rigore. Perché dice a questo punto potrebbe essere che se lo vede meglio probabilmente lo valuta diversamente.
ma diversamente nel senso di darlo o di non darlo? Nel senso, io questo che non ho capito, perché questa cosa va avanti con una sceneggiata ancora peggiore, perché come rimette la palla in campo doveri? Poi ne parliamo, ci arriviamo. State sbagliando. Chi l'ha il sarò rigore, capito? Questo è il senso di Già non l'aveva dato, quindi non lo fai andare al VAR, no? Una volta in cui, una volta in cui viene dato praticamente, sì, sì, ha ragione Emilio. Una volta in cui ovviamente si chiude questa prima fase abbastanza contraddittoria e come vedete doveri va a dire che praticamente non c'è e non sappiamo che cosa non c'è, perché a questo punto già si sapeva che non c'era qualcosa, a questo punto, per ritornare al discorso di Pierpaolo, si riprende con una rimessa da parte dell'arbitro. Perché? Perché probabilmente, e l'unica spiegazione che mi so dare, è che il pallone, quando Doveri ha fischiato la prima volta, il pallone era in gioco e quindi ha interrotto praticamente il gioco, per e quindi l'ha dovuto riprendere come da rigore. Ha fischiato il calcio di rigore perché con palla in gioco non fischi il fuorigioco, che come tu mi hai insegnato, si dà quando la palla oramai è uscita e quindi il guardalino, lui lì fischia il rigore, quindi... È stato, io mi auguravo che tu lo notassi, che noi dal campo abbiamo notato proprio una confusione assoluta in quello che ha creato me, e secondo me, tra l'altro, mi butto a dire che non è che sia talmente chiaro che questo non è rigore. No, però, vabbè, questa è un'altra... No, però, diciamo che questo a noi è quello che interessa capire è questo, sintetizzo, Cargiulo. Il rigore, secondo me, Doveri l'aveva dato. All'inizio, poi ha avuto l'assistente che ha detto guarda che è fuori gioco. Tanto non lo vede ed è sicuro che Mazzoleni, non vede Mazzoleni, come sempre fa Mazzoleni, e dice vai a vedere Gino, meglio al bar, guarda che non è rigore. Scusami, volevo invitare Gargiulo a guardare il movimento dell'arbitro. Esatto. Prima dal rigore con la destra, poi con la sinistra, con la sinistra alza il braccio. L'ho detto. Cioè era completamente confuso. L'ho detto, perciò c'è stato tutta una serie... rigore e alza il braccio. L'ho detto, c'è stata tutta una serie di contraddizioni. Bravo. Quello che ha sanato Doveri come arbitro in quel momento, è stata il fatto che ha dato sicurezza a tutto l'episodio. Penso. Cioè come se avesse capito lui solo, peraltro, che la cosa andava in quella maniera. Va bene, comunque io adesso restituisco la giacca, voglio fare una domanda a Fabrizio, ma non potremmo fare niente con Mazzoleni, no? No, nel senso tu hai tante amicizie nei locali, o mettiamo a fuoco al guardaroba, alla security, che vogliamo andiamo alla Superlega, ma la manderemo tutta la vita al bar, ormai è un connubio col Napoli. Peppe si è approcciato dicendo, mostrando una certa incertezza, in realtà la ricostruzione sua mi sembra fedelissima e neanche così complicata. Presume sia rigore, fischia il rigore, nel frattempo l'assistente dà fuori gioco, lo segnala all'arbitro con il sistema tecnologico e con la vibrazione, di conseguenza lui alza il braccio, chiama il fuorigioco, gli dicono guarda che non è fuorigioco, a quel punto chiaramente torna sui suoi passi sul rigore, guardano il rigore, non è neanche rigore, non è né fuori gioco né calcio di rigore, rimette la palla in mezzo perché la palla non è uscita. Perciò, mi sembra una ricostruzione di realtà, diciamo, apparentemente confusionaria ma lineare. Sì, ma l'intervento del VAR a questo caso non ci doveva proprio essere, perché non c'è una situazione tale che tu hai visto. Invece il VAR ti chiama perché nel momento in cui non è fuori gioco, a quel punto avrebbe dato rigore. No, perché l'azione comunque rimane finita in quel momento. Cioè, nel momento in cui Mazzoleni, in quel momento in cui Doveri si rifugia, come dicevo prima, dietro al fuorigioco, vai a vedere. Non c'è nessuno. Il fuorigioco non c'è, quindi non deve dare il rigore. A dare un rigore. Deve dare il rigore. Ma a dare un rigore. Bravo, deve dare il rigore. Sì, però, invece che succede? Peppe Mazzoleni? Ti ha ammazzolato un'altra volta. Basta. Chiudiamola qui. È stato bravissimo, Gargiulo. Io le restituisco per meriti sul campo proprio, per questa analisi, la sua giacca. Gliela restituisco volentieri. Devo dire che Doveri, da quando stanno in palestra, chiuso. È meno palestrato. Si sente che in palestra sono chiuse da tre mesi. L'arbitro Doveri, che devo dire ieri
insomma, su questa, a parte questo episodio, per il resto poi non ha avuto un granché da fare. Noi ci ricomponiamo mentre il nostro Fabrizio Fierro si avvia la pedana, poi andiamo in pubblicità. Grazie Cialaca, ecco qui tutto in diretta, la nostra trasmissione è così, insomma, noi non guardiamo manco la scaletta, è tutto, capito, senza parole. Non abbiamo la scaletta, ma dobbiamo manca un buscaletta, ma no, scaletto prima, la scaletta no, uno solo. Allora, maestro Fierro, vogliamo fare un omaggio, posso fare una richiesta? Grande Fabrizio, grande Lucio, grazie, a fra poco, piccolo spazio per i suggerimenti commerciali e suggerimenti per la spesa, a fra poco per l'ultimo blocco di Cosci. Ben trovati qui in diretta. Cialaca, hai preparato qualcosa? Perché gli ospiti hanno un po' di appetito. Voglio dire, a proposito, lunedì prossimo noi saremo, come sempre, in diretta alle 20.40, post Torino-Napoli che si gioca, smentitemi se sbaglio, 18.30, giusto Pierpaolo? Quindi 18.30 da Torino, noi 20.40 qui da Go Show. Che hai preparato per stasera? Salsiccia e fiorelli. E te pari, e fiorelli. Ma guarda, è una cosa. Un po' di baccalà, non si può. Fa male questa, tutta questa carne di maiale ogni volta. Abbiamo un po' di baccalà, diciamo. Ma tutte le volte, sempre salsiccia e friarilla. Ma possibile? Cambia, ma chi l'ha mai visto? Fa una lasagna, qualcosa. Il cannellone, qualcosa. È un piatto tipico del suo paese, sì, però lo soprattutto i friarilli. Piatto tipico. Soprattutto i friarilli. I friarielli di Silon sono una cosa, i friarielli di Silon. Facciamo un piatto silanchese all'uso. Allora fa un piatto silanchese. Esatto, e che ci prepari? Vabbè, ci vuoi pensare un attimo? Ah, sì. Oh, è tipo come genovese. Tipo genovese. Tipo genovese. Allora lunedì mangiamo una cosa tipo genovese. Tipo genovese. Dopo Torino Napoli, la cingalese. La cingalese. Ma guarda che dobbiamo fare trasmissione noi, non è che ci mettiamo qualcosa. No. Cingalese. Allora, Anna Maria, ci sei? Tutto bene? Sì, ci sono. Allora, Anna Maria, c'è Susi, adesso andiamo a chiudere il sondaggio. Vediamo, Susi. La tua amica Susi, cosa ci sei? Sia la chiusura del sondaggio, sia una domanda per il parterre. Inizierei con la chiusura del sondaggio. Sì. Ci sono stati dei pareri discordanti, ma il 65% del pubblico ritiene che sia la squadra a non collaborare, quindi a non giocare con Osimhen. Bravo, ecco qua. Quindi questo è fatto passare il sondaggio. Peppe, io all'inizio della trasmissione ti ho detto non può essere che Osimhen ci abbia questo... Ho anche una domanda prima di chiudere. Ah, c'è una domanda. Sì, e ti hai pigliato una pausa che era lunga quando è a metropolitana. Ma hai pensato che era finito. Quindi, allora. No, una domanda per il parterre, quindi la faccio direttamente allora. Una domanda tecnica da parte di Luca da Pozzuoli. Nel prossimo match di giovedì contro la Lazio, vista l'importanza del match e la squalifica di Demme, Gattuso giocherà con il centrocampo a 2 o a 3? E soprattutto con chi giocherà? Va bene, grazie Susi, noi ci vediamo lunedì prossimo. Allora, prima di questa domanda, la domanda che ho fatto io a Peppi inizio trasmissione. Osimhen, qualcuno dice, è vero, sta in difficoltà, la squadra non lo serve come dovrebbe, non gioca, però... Qualcuno sottolinea, ci potrebbe essere il difetto che sta sempre con le spalle alla squadra, cioè lui gioca sempre di faccia alla porta e quindi deve essere servito solo in quel modo. Beh, e detto, questo può essere un te difetto. Te l'ho detto poi. Prima, non è un difetto, quella è una sua caratteristica, proprio perché lui si vuole sulla corsa il passaggio, per le potenzialità che ha, se lui si deve girare prima che si gira così, insomma, non è adatto a quel tipo di gioco. Invece quando c'ha il passaggio dietro sulla corsa è più facile per lui perché si trova già sulla falcata e quindi è difficile prenderlo. E poi te l'ho detto, è uno che comunque quando gioca di spalla alla porta, come tutti i centravanti, vanno assistiti. Cioè i compagni dietro devono subito andare a rimorchio dietro, come si suol dire, perché per scambiare la palla, ma pure per mettere in condizione a chi arriva da dietro, perché non è detto che il centravanti sempre vada a concludere da solo. Quindi, vabbè, insomma, è come il sesso degli angeli qua, Francesco. Non ne usciamo. Non è il sesso, non ne usciamo, perché le caratteristiche... Ho capito, sono ma la squadra questa è... Poi altre giocate chiare si possono trovare, ma non è la squadra. La squadra deve capire, perché se c'è un attaccante che mi fa gol in un certo modo, devo cercare di servirlo il più possibile in quel modo. Ieri ha avuto un solo pallone in questa...
posizione, come dice Peppe, e ha fatto vedere una sola volta ed è riuscito a superare brillantemente il diretto avversario, però era molto largo, quindi poi l'azione è finita. Però la domanda che ci facevamo ieri era se al cospetto di quest'Inter così diciamo messa fisica in quella maniera, era opportuno tenere Osimhen o magari puntare su Mertens da Vinicius. Però punto. Anche questo sono quelle questioni che scegli uno, pensi sia meglio l'altro, la controprova non esiste. Quindi quando è entrato Mertens il Napoli mi pare che abbia giostrato un minimo meglio. Poco meglio. Anna Maria, ti è piaciuto ieri Osimhen? Troppo tardi. Ma diciamo sì, appunto è stato servito poco. Infatti il Napoli poi forse dopo il primo tempo è stato pericoloso soltanto con Politano. Cioè nel secondo tempo poi basta. Comunque è un dato di fatto che insomma la gente da Osimhen si aspetta molto, molto, molto di più. Possiamo... Cioè non può essere questo. Però ieri non era facile. Ma anche Lukaku. Ma non parlo di ieri. Non era facile perché ieri siamo trovati di fronte a una squadra che non dà concesso permesso nemmeno questo. Gli spazi erano ristretti e quindi non ti lasciavano giocate del genere. Detto della forza dell'Inter e dei tre centrali, detto che il tempo aiuterà sicuramente poi la squadra Osimhen ad affinare l'intesa, però non dobbiamo mai dimenticare, secondo me, un passaggio storico. Il Napoli compra Osimhen sull'idea di un calcio che era molto simile a quello che abbiamo visto nel finale della passata stagione, cioè di una squadra con un baricentro molto basso che avrebbe poi liberato l'energia, la corsa, la gamba, la potenza, oserei dire anche la prepotenza atletica di questo ragazzo. Il Napoli che vince la Coppa Italia è un Napoli che magari si difende, non dico nella sua area, ma quasi. Un po' come l'Inter, no? Ecco. Ha un baricentro molto basso, un'idea di calcio molto verticale, quasi essenziale, ma secondo me al tempo stesso spettacolare, tre passaggi e via negli spazi. Osimhen in questo caso è il profilo perfetto. Nel momento in cui questa squadra si è nuovamente rimodellata con un calcio sicuramente più propositivo, più di qualità, più di palleggio, più di fraseggio, con un baricentro più alto e quindi con spazi più chiusi, un giocatore con le caratteristiche di Osimhen fa fatica o quantomeno si ritrova in un contesto, in un progetto tattico e un'idea di calcio che è differente da quella per la quale è stato comprato. Progetto che potrà cambiare l'anno prossimo se Gattuso, come ormai possiamo dire, insomma andrà via, quindi si troverà con un altro modulo, un altro allenatore, quindi anche lui forse potrebbe avvantaggiarsene, però, o no, Peppe? Ma si troverà con un allenatore che sicuramente valuterà quello che sta accadendo quest'anno e quindi chiaramente cercherà di sfruttare al massimo le qualità e le caratteristiche di questo giocatore. Certo. Quello che succederà, di interessante secondo me, è che oggi il Napoli ha in campo una squadra formata da 8 undicesimi di nazionali, giocatori che hanno fatto anche grande esperienza. Ed altro, in panchina uno che ha vinto i campionati del mondo e ha giocato a tutti i livelli. L'anno prossimo si troverà con una squadra che in campo ha un'esperienza maturata in più e in panchina con un allenatore che non avrà vinto neanche un decimo di quello che hanno vinto già insieme tutti questi in campo. Benissimo, vediamo a proposito di campo e panchina chi potrebbero essere quelli che giovedì andranno in campo contro la Lazio, almeno secondo la formazione pensata dalla nostra produzione. Fabrizio, allora, Meretti in porta, quindi Ospina non ha recuperato ancora, no? No, niente. Vabbè, quindi la coppia salterà anche Torino. Quindi non gioca Mario Rui, ma gli viene preferito Yusai. Poi ci abbiamo a centrocampo, vedo Bakayoko Ruiz, perché? E chi gioca? Questa scelta. Che Demme è squalificato. Detto che non l'ho fatta io, però Demme è squalificato, quindi Bakayoko Gustavo. Meno che tu non due, allora che non voglia lo botta. Potrei aspettarmi Lozano. Al posto di Politano? Sì. Però ieri Politano non mi è dispiaciuto. Sì, però giocando, traversa, grida però giocando tre partite in 8 giorni ci sta una gestione un po' più allargata dell'organico. Quindi secondo le indiscrezioni, a te che indiscrezioni non Mertens al posto di Osimhen? Quello non sono d'accordo. No. Mertens secondo me no, al posto di Osimhen. Osimhen gioca... A chi l'ha fatta questa formazione? Scusate. A chi l'ha fatta?
Emilio. Mattia, parlo con Emilio. Emilio, Rino, so che ci segui sempre. Rino, non ne sta a sentire, non ti fa condizionare. Però la riflessione del centravanti penso ci sia. Ci sta. Mettiamo da domani magari... ci fai una telefonata da Castelvolturno? Con piacere. Perché tu capisci da come li mette nell'allenamento, capisci già, eh? Vedi la prima mezz'ora, seconda mezz'ora, va bene. Terza mezz'ora. Lui sta là. Allora, vediamo invece che succederà alle prossime partite, Francesco. Perché poi il campionato si sfila nelle prossime 7 partite. Eccole qua. Grazie, dando per scontato che l'Inter ormai è andata. Quindi ci sono 3 punti che ci separano, 2 punti dalla zona, ma la Lazio deve recuperare una partita, attenzione, perché la Lazio c'ha la partita da recuperare col Torino. E questa la Lazio, Napoli-Lazio... questo essendo potenzialmente sopra il Napoli, potenzialmente. Potenzialmente sì, la Lazio è sopra il Napoli. Quindi è fondamentale la vittoria la giovedì. È fondamentale. Sì, perché se va male a Napoli, con la Lazio che deve recuperare, quindi rischi di essere scavalcato. Quindi Napoli va a un'altra concorrente. Anche perché il recupero è Lazio-Torino a Roma. E quindi col Torino che si è salvato, penso che non basti, non sia utile neanche un pareggio al Napoli, vedendo questa classifica. No, pareggio, giovedì devi vincere, basta. Bisogna vincere questa partita perché devi andare a... i 4 punti in queste 2 gare ci possono stare. Io penso però che, non 2 punti. Io penso che il Napoli stia bene da un punto di vista atletico, da un punto di vista mentale. Poi è chiaro, ormai la classifica è così compressa che da qui alla fine ti deve andare anche tutto bene. La Lazio c'ha Milan, Roma, insomma ce l'ha. No, ce l'ha, ma dipende anche dalle altre. Cioè, dico, la Lazio, oltre a questo, c'ha anche degli scogli. Il margine, le distanze. Allora, vediamo, la Juve dove gioca? Rimane di partita in partita. Adesso, gioca a Parma? La Juve gioca a Parma. È inutile che facciamo calcoli. Allora, Peppe, facciamo un attimo i calcoli sulla prossima. Guarda col Parma in casa retrocesso. No, per dire una cosa, come il calcio cambia, no? Come poi, quando andiamo a immaginare, a costruire queste tabelle di marcia. A 3 minuti dalla fine il Parma vince a Cagliari, Juventus-Parma è una partita tra virgolette diversa, il Cagliari la ribalta, Juventus-Parma non è più quella partita lì, perché il Parma di fatto è già in B. Hai ragione. Sì, di fatto, ma non definitivamente, potrebbe anche metterci, ma certo a Torino... No. Dato per scontato che tutti danno il 101%, su questi dubbi non ce ne sono, però è chiaro che... Ragazzi, io direi che di tutte il Milan mi sembra quella peggio combinata come incontri, perché affronta il Sassuolo, la Lazio, il Benevento, la Juve, il Torino Cagliari, l'ultima con l'Atalanta, che è proprio una sfida. Ma guarda, c'ho un problema al microfono. Ma l'ultima con l'Atalanta potrebbe essere... C'è qualche problema al microfono? No, ma hai detto sul microfono, vabbè. Ti servirà dopo. Mi servirà dopo. L'ultima con l'Atalanta può essere un discorso già chiuso. Ma sì. Insomma, siamo lì. Comunque, tutto da vedere. Ma sono squadre che hanno dei punti davanti a noi. Questa è la risposta a chi vuole la Superlega. Guardate che bello il campionato, come la seconda e la terza si giochino l'ultima partita l'una contro l'altro. Anzi, a me preoccupa un po' di più, onestamente. Però, cosa dici? Fatto che all'ultima giornata la seconda e la terza giochino l'una contro l'altro, e che il risultato di entrambe potrebbe in qualche maniera essere fondamentale per il quarto posto, ma mi può preoccupare. L'ultima, il Napoli ce l'ha a Verona. Guardate che bello il campionato. In Francia stanno 3 squadre in 3 punti nei primi 3 posti. In Francia stanno 3 squadre in 3 punti nei primi 3 posti. Dobbiamo chiudere, mi dicono che ci tagliano. Siccome Emilio ogni tanto fa questo segno inquietante. Allora io voglio ringraziare innanzitutto Fabrizio Fierro che è stato con noi. Grazie a voi. Grazie Fabrizio. Grazie a tutti. Il nostro Gargiulo, Giuseppe Gargiulo, il nostro amministratore che mascherato, il nostro capitano Peppe Bruscolotti, grazie Peppe. Saluti a Mary. Grazie. Saluto io Mary, un bacio grande, la nostra Mary Bruscolotti. Francesco Modugno, buonasera Francesco, ci ritroviamo tra 2 lunedì perché lunedì prossimo non ci sarai. Anna Maria Baccaro, buonasera, grazie e complimenti Anna Maria. Pierpaolo Petino è stato con noi. Grande Piero. Scialaga,
Pronto Bersasucci e Ferrielli. Alex, Alessandro. Alessandro, Susi, l'abbiamo salutata, la risalutiamo Susi. Per AP. Salutiamo Alessandro Del Vito. Il maestro Iervolino, Iervolino con i suoi musicisti. Salvatore Abete e Enzo Cascelli. Enzo Cascelli. Ci fai la chiusura? Devo vieni venire qua, io. Mi fanno venuto, questi si tagliano. Vieni qua, no, vieni qua. Facciamo una cosa. Hai detto che Rino ci segue sempre. Rino ci segue sempre. Allora, mi dai il minore, per favore.